materia. Io attualmente sono solo pendente in Cassazione per la parte civile, per cosiddetto processo Stato Mafia, e comunque io intendo rispondere in qualunque veste, in qualunque posizione. Pubblico Ministero, io non l'ho capita questa precisazione. Dico, ha detto che è l'unico processo che lui... aspetti, signor Brusca, scusi. Credo di aver capito che l'unico processo che a lui consta sia la trattativa Stato-Mafia, per cui è in Cassazione. Vabbè, ma comunque il Pubblico Ministero ci dice, e non abbiamo ovviamente nessuno questioni sul punto, che allo Stato ci sono pendenti procedimenti, per reati connessi probatoriamente a questo, reati legati alla criminalità organizzata. Quindi vale sempre tutto quello che abbiamo detto. È così, è giusto, il Pubblico Ministero, a prescindere da quello che sa personalmente il Brusca. Allora, signor Brusca, quindi comunque la situazione è questa. Allora, io devo avvisarla. A questo punto lei, ribadisco, è un testimone con alcune garanzie difensive. Io debbo avvisarla. Ci intendo rispondere. Sì, aspetti, io debbo avvisarla che lei come testimone ha l'obbligo di dire la verità, perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti, perché se non dicono la verità commettono il reato di falsa testimonianza, che è un reato grave che è punito pure con la pena del carcere. Quindi la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti. Lei ha l'obbligo di dire la verità. Se il cancelliere lì nel sito riservato, nel sito remoto, ha la formula di giuramento? Sì. Possiamo fare leggere la formula del testimone? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Va bene, signor Brusca, ci dia le sue generalità. Ovviamente poi come residenza va bene, domiciliato presso il servizio di protezione, però le generalità ce le dia, e su queste, anche su queste, lei Brusca ha sempre l'obbligo. Brusca Giovanni, nato a San Giuseppe Atri il 20 febbraio 1957. Va bene, domiciliato presso il servizio centrale di protezione? Sì. Perfetto. Io volevo soltanto accertarmi con... Dov'è l'imputato? Con Tolmezzo. Tolmezzo vede tutto, sente tutto? Sì. Perfetto. E allora... Il video è buono e l'audio anche. Buongiorno. Va benissimo, grazie. Buongiorno a voi di nuovo. Allora, prego il Pubblico Ministero a chiarimento della corposa produzione già acquisita. Sì, Presidente, vorrei chiedere prima di tutto l'autorizzazione a rimanere seduto. Prego, prego, Pubblico Ministero. E allora, signor Brusca, buongiorno. Le dico prima di cominciare che già tutti i suoi verbali presenti in questo processo sono stati acquisiti, quindi andremo più velocemente, ecco, questo anche per consentire un suo esame più agevole. Io volevo che lei cominciasse dicendo alla Corte se lei ha mai avuto rapporti e di che genere con l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. E allora, in modo molto sintetico, io sono stato affiliato intorno al 1975-76, ora non mi ricordo la precisione, con il ruolo di soldato semplice, che ho ottenuto fino al 1991-92, in cui in quel momento ho assunto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato, reggenza che ho mantenuto fino al momento del mio arresto, 20 maggio 96. Dopodiché ho cominciato a collaborare, quindi automaticamente mi sono escluso da Cosa Nostra. Signor Brusca, io prima contestazione, dico, lei nel corso dei vari verbali ha sempre indicato la data della reggenza come 89-90, adesso diceva 91-92. Pensavo un'altra così, ha ragione, sì, è vero. Anche nel verbale del 22 giugno 2017, sì, per esempio. Sì. È così, sì, 89-90, sì. Perfetto. Senta, lei al di là di quella che era la sua posizione personale all'interno di Cosa Nostra, aveva anche una posizione familiare, all'interno di Cosa Nostra, cioè famiglia di sangue, intendo dire. C'erano altri componenti della sua famiglia che facevano parte di Cosa Nostra? C'era mio padre, c'erano due cugini di primo grado. Signor Brusca, non dia per scontato che tutti sappiamo di chi parliamo, dica sempre nome e cognome. Mio padre Brusca Bernardo. Il cugino di mio padre Brusca Mario, il cognato di mio padre, mio zio Brusca Giuseppe,
cugino di un altro cugino di mio padre, buon marito Bernardo, un altro mio cugino Bruscavito, mio fratello Brusca Emanuele, e poi c'era mio fratello Enzo, che non era ritualmente affiliato, ma diciamo era ben inserito nel contesto criminale. Doveva essere affiliato, e se non è stato affiliato per un problema di contingenza, diciamo. Quindi io le faccio questa domanda, dico, le cose che lei ha saputo e che poi adesso ci verrà a dire, dico, dipendono sia dalle sue conoscenze dirette, sia anche da conoscenze di suoi familiari all'interno di Cosa Nostra? Sì, sì, potrei dire più dirette e poi automaticamente di tutti i miei parenti. Senta, suo padre, Brusca Bernardo, aveva un ruolo dirigenziale, ci può dire in quale mandamento? Mio padre ha assunto il ruolo dirigenziale dal 1982-83, quando ci fu la famosa riformulazione dei mandamenti della provincia di Palermo, anche se lui di fatto reggeva il mandamento in sostituzione di Antonino Salamone. E stiamo parlando di quale mandamento? San Giuseppe Iato. Perfetto. Senta, suo padre aveva rapporti con Rina Salvatore? Che genere di rapporti aveva? Ci ha già risposto poco fa, dico, però è il caso di specificarlo. Diciamo che erano compari a causa della mia affiliazione in Cosa Nostra, ma avevano un rispetto tal punto che mio padre considerava il mandamento con quello di Colleone unico, e quando sono stato affiliato si figuri che mi ci ha messo a disposizione che qualunque cosa lui avesse bisogno mi ci mettesse a disposizione senza bisogno di essere autorizzato con le regole normali di Cosa Nostra. Senta, dopo suo padre viene arrestato, credo di ricordare, nel 1986, è giusto come data? Come ultimo arresto, sì. Sì. Ultimo, penultimo. Dal 1986 in poi c'è stato un ruolo di Rina all'interno del mandamento di San Giuseppe Iato? Cioè Rina frequentava San Giuseppe Iato? Frequentava credo in quel momento no, però ne aveva la disponibilità di dirigere il mandamento, che in quel momento era assunto da Baldassare Di Maggio, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, che poi venne sostituito da me alla fine del 89-90. Senta, c'era nel territorio che vi riguardava una cantina che si chiamava Caggio? Con la sì, cappa. Ed era, fra virgolette, gestito da mio fratello Emanuele, ma per conto di Rina Salvatore, di mio padre e di tutti gli associati. Rina veniva per il periodo della vendemmia, o comunque anche in altri periodi dell'anno, presso la Caggio? Ma credo che Rina la Caggio, che ho ricordi, non ci cerco mai fisicamente. Ma può essere pure che magari qualche volta ci sia passato, non lo escludo, però la gestiva, la osservava e tutto passava da lui indirettamente, o attraverso il mio fratello Emanuele, o attraverso il nipote Giovanni Grizzaffi. E frequentava Contrada d'Ammusi, se ci può dire che cos'è Contrada d'Ammusi prima di tutto? Contrada d'Ammusi è una zona del territorio di San Giuseppe Iato. Non vorrei, però credo che fosse Sacro di San Giuseppe Iato o di Monreale, non mi ricordo, dove Rina si era costruita un'abitazione, una casa che utilizzò dall'80 con la cosiddetta guerra di mafia, con l'omicidio di Stefano Bondà, dovrebbe essere Pasqua 80 82, non mi ricordo la data, fino all'86, poco prima dell'arresto di mio padre. Per estivo o di feste, Rina si recava in quell'abitazione, che penso che sia attualmente ancora presente, anche se poi la proprietà è stata venduta. Senta, Rina, che è evidente che la posizione che aveva, cioè io volevo capire all'interno di Cosa Nostra la figura di Rina come era vissuta, nel senso
era, che so, un monarca assoluto, oppure c'era democrazia, diciamo così, all'interno dell'associazione mafiosa? Diciamo che c'era, non so se il termine è giusto, una democrazia dittatoria, cioè nel senso che democrazia finché tutti raccontavano e decidevano e concordavano con lui e decidevano le sue volontà. Quando c'era qualche cosa che non andava di suo gradimento, le conseguenze, il 99% erano le estreme, cioè la vita. Non so se ho spesso bene il concetto. Sì, perfettamente. E la regola quale sarebbe dovuta essere, diciamo, per le decisioni più rilevanti? Chi avrebbe dovuto decidere all'interno di Cosa Nostra? Secondo le regole dovrebbe decidere un po' la commissione, quelli che sono, però diciamo che decideva quasi sempre tutto lui. Quando gli stava bene acconsentiva a quello che diceva la commissione, quando gli stava bene faceva in modo che la commissione decidesse quello che diceva lui. Non so se questo gioco di parole sono stato chiaro. Sì, senta, lei ha riferito anche di riunioni, diciamo così, separate, pochi componenti della commissione che venivano via via compulsati da Riina separatamente, non in un'unica soluzione. Sì, erano quelli più fidati. Una sorta di riunione preliminare verso poi quelli che venivano alla decisione finale. Chi sono i più fidati di Riina? Chi erano i più fidati di Riina? In quel momento era in pole position, c'era Giuseppe Giammo Gambino, perché la pole position, perché l'aveva più portata di mano, quello che gli dava la possibilità di per l'esecuzione. Giuseppe Giammo Gambino era quello che aveva buoni rapporti con i cosiddetti salotti buoni palermitani. Poi c'era il mandamento di Re Sottana, capeggiato da Francesco Madonia, ma di fatto era Antonino. Poi c'era Raffaele Ganci della Noce, poi c'eravamo noi di San Giuseppe Iato, Cancemi Salvatore, quando sì e quando no. Sostanzialmente erano questi quelli più fidati, e poi tutti gli altri, non c'erano difficoltà. All'interno di Cosa Nostra, Riina era a conoscenza di tutto quello che accadeva, o poteva comunque arrivare ad essere a conoscenza di tutto quello che accadeva? No, non era sempre tutta a conoscenza di quello che accadeva, e quando lui non era a conoscenza di quello che accadeva, non gli interessava tanto, dipende qual era l'oggetto, ma perché e perché non è stato informato. Voleva sapere il motivo per cui è stato fatto, ma principalmente perché non è stato informato. Ed aveva, diciamo, all'interno di Cosa Nostra relazioni con molte persone che potevano dirgli perché era successo, diciamo. Cioè... Esatto. Tutto quello che avveniva, non dico in Sicilia, ma quantomeno a Palermo, doveva passare dalle sue mani. Perfetto. Senta, lei ha avuto modo di conoscere anche Nino Madonia? Sì, posso dire che dopo l'arresto di Bagarella è stato, fra virgolette, il mio maestro d'arte. Cioè, ce lo vuole esplicitare? Cosa significa questo? È che con cui mi ha imparato il mestiere di fare parte di Cosa Nostra, omicidi, attentati, tutto quello che riguarda Cosa Nostra. Diciamo, è stato, fra virgolette, il mio maestro di esecuzione più che altro. Quando avviene questo suo apprendistato, diciamo così? Ma guardi, prima di Antonino Madonia c'era Le Luca Bagarella. Bagarella è stato arrestato luglio 79, se non ricordo male. Fino a quel momento avevo sia Bagarella che Madonia, però principalmente Bagarella. Dopo che è stato arrestato Bagarella, diciamo, collaboravo al 99%, poi sono stato quasi sempre autonomo con Antonino Madonia. Quindi avete commesso anche degli omicidi insieme? Sì, omicidi, strage, la strage di Ignazio Bidone Federico, la strage della circonvallazione, tanti omicidi, abbiamo collaborato assieme per la cosiddetta guerra di mafia, ho commesso tanti omicidi con Antonio Madonia. Senta, ci può descrivere, per quanto è a sua conoscenza come appartenente a Cosa Nostra, quale era la posizione effettiva, diciamo, di Madonia Antonino all'interno di Cosa Nostra?
Come ho detto poco fa, ufficialmente era il padre Francesco, il capo comandamento, ma di fatto era lui, partecipava lui alle riunioni, poi decideva lui, faceva tutto lui. Quindi diciamo, di fatto dirigeva il mandamento di Resuttana? Esattamente, esattamente. Pubblico Ministero, ho bisogno di interromperlo un attimo. Prego. Diamo atto che, come avevo anticipato, ci sono la telecamera, l'operatore video messo sopra nella parte riservata al pubblico di una testata giornalistica. Quindi io su questo, più volte le parti hanno già espresso la loro posizione, vi chiedo di ribadirla, cioè se c'è il consenso alle riprese con esclusione dei volti degli imputati. È sempre questa la posizione di tutte le parti? Sì, Presidente. No, la posizione è sempre questa. Io chiedo adesso all'avvocato, penso che sia scontato, ma chiedo all'avvocato D'Aquila per quanto riguarda il collaboratore. Esattamente la stessa posizione, cioè, senza che non c'è consenso alla ripresa. E quindi la Corte, sentite le parti, autorizza la ripresa audiovisiva dell'udienza con assoluta esclusione delle immagini degli imputati e del soggetto dichiarante. Quindi ne deriva che lei non può assolutamente riprendere gli schermi sui quali vengono proiettati in videoconferenza sia l'immagine dell'imputato che, per quello che si vede, l'immagine del dichiarante. Sono stato chiaro? Va benissimo. C'è stato Poi, signor Brusca, veramente soltanto per una questione, diciamo, di chiarezza ulteriore, chiedo scusa Pubblico Ministero, poi vi do la parola. Io le avevo già detto che lei appunto era stato sentito in altre occasioni con gli avvisi del 64, io però comunque glielo ribadisco l'avviso. Lei, ripeto, deve sapere che se rende dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri soggetti, rispetto a questi fatti lei assumerà l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di legge previste dall'articolo 197 bis. Ma salve queste eccezioni, lei diventerebbe testimone, come infatti sta facendo. Quindi lei mi pare che ha già detto, però ce lo ribadisca, che intende rispondere, è così? Sì, sì, confermo, signor Presidente. Va bene, Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Allora, mi stava dicendo appunto che Madoni Antonino reggeva il mandamento di Resuttana. Era geloso di questo territorio? Cioè, nel mandamento di Resuttana era possibile agire senza che Nino Madonia lo sapesse? No, completamente, era di una gelosia unica. Accettava la collaborazione di altri quando non ne poteva fare a meno, ma quando era possibile faceva tutto da solo o con i suoi uomini più fidati del mandamento. Ecco, allora le faccio questa domanda. Faceva anche omicidi riservati, i cosiddetti omicidi riservati, Nino Madonia? Sì, Rina di questo lamentava di qualche cosa, come poi ho potuto scoprire stava facendo, e più di non solo di omicidi, ma anche di contatti personali che si teneva per sé, e quindi Rina... diciamo che lo amava e lo odiava. Cioè lo stimava, ma dal punto di vista mafioso chiaramente, però lo temeva, come si dice, si sentiva preso in giro. Senta, che cosa, quali i malumori di Rina nei confronti di Madonia? In che cosa consistevano? Cioè, quali erano le cose, le lamentele di Rina? Qualche contatto a livello istituzionale, nel senso per aggiustare il processo o qualche altra cosa, è un fatto che mi costa a me personalmente. Mi scusi, fermiamoci qua. Quali? Sì. Tipo aggiustare il processo, aveva qualche contatto con qualche persona istituzionale, tipo... il cognato di Giuseppe Giacomo Gambino, l'imprenditore, non ricordo come si chiama, questo,
comunque in questo momento non mi ricordo come si chiama, che l'avevano combinato senza chiedere l'autorizzazione per metterlo solo fra le mani, altri beghe diciamo di questo genere, e Adrina gli davano fastidio. Stiamo parlando di quale cognato, perché lei lo sa, Giuseppe Giacomo Gambino ha avuto due mogli, quindi è un imprenditore notissimo, però in questo momento io non mi ricordo il nome. La prima o la seconda moglie? Pilo. Non se lo ricorda. Se era un parente della prima o della seconda moglie? Forse sta dicendo un nome. Ha detto? Giovanni Pilo. Ah, Pilo. Certo. Giovanni Pilo. Quindi se l'è ricordato? Sì. Purtroppo l'età mi ricordo di brutti scherzi. Ogni tanto ho qualche defaianza. Le risulta che avesse notizie da campi istituzionali, diciamo così, avesse relazioni, per esempio, con la polizia? Guardi, lui una volta mi stupì, perché Antonio Madonia al mio pari conosceva tutte le abitudini di Rino, dove andava e dove non andava. Quando lui, nel periodo che lui abitava a San Giuseppe Iato, il Madonia ha fatto di tutto per scoprire dove abitava. E un giorno si presentò lui con un fiorino, con a bordo due motorine per regalo ai figli, e Rina questa visita non lo gradì nella maniera più categorica. Ha saputo come lui era venuto a conoscenza di questo sito dove lui abitava, e Rina non stava tanto tranquillo. Quindi questa risposta significa che lui aveva notizie da ambienti istituzionali? Non l'ha detto chiaro, però uno che diffida di un soggetto del genere, che prima conosceva tutti alla pari di mio, cioè quando abitava a Molara, quando abitava in Corso dei Mille, invece quando lui ha cominciato ad abitare a San Giuseppe Iato non doveva saperlo nessuno, e in particolar modo lui. E quando ero presente a questa vicissitudine, lui ci è rimasto malissimo, non voleva che si sapesse, e non era più tranquillo come era fino a qualche minuto prima di quando aveva ricevuto questa visita. Aspetti, Brusca, lei usa troppo lui senza dire il nome, quindi lui era... Antonino Madonia era andato a San Giuseppe Iato, vediamo se ho capito, era andato a San Giuseppe Iato a trovare nella casa, diciamo, dove risiedeva Rina con la famiglia. Esatto, era andato a trovare Rina a casa sua, dove abitava in quel momento, a San Giuseppe Iato, e non ha gradito la visita di Antonino Madonia. Perfetto, ma Rina era latitante in quel periodo? Sì. Era già latitante, sì. Vabbè. Sì, parliamo dell'80, 83, perché io sono stato arrestato con le dichiarazioni di Buscetta, quindi 84 se non ricordo male. E quindi Rina si è preoccupato perché Madonia sapeva dove era il suo rifugio, diciamo che era... Non mi ha detto, è sbirro, ha contatti con la polizia, però non era sereno. Poteva essere anche un altro motivo specifico, poteva essere anche... l'incolumità, poteva tentare per la sua vita, dico, l'interpretazione sono non solo quella ma anche l'altra. Senta, io ritorno, faccio un passo indietro, perché lei mi stava rispondendo a una mia domanda, qual era il motivo dei malumori di Rina. Mi ha detto questo fatto dell'aggiustamento dei processi, stava dicendo una seconda cosa e io l'ho bloccata, se la può dire adesso? La riassumo in maniera sintetica e poi mi decidete voi, anche perché l'ho già dichiarato. Quando cominciò a collaborare Francesco Salvatore, durante un'udienza ebbe a dichiarare che Salvatore Rina mi voleva uccidere a me e a Salvuccio Madonia. Io lì per lì sinceramente non ci credevo, mi sembrava una cosa strana, ma può darsi che è un'opera della magistratura che ci vuole fare mettere contro uno contro l'altro. Però il dubbio mi è rimasto. E non capivo per quale motivo Rina volesse arrivare a tanto, gli avendogli dato la vita, cioè ho fatto quello che ho fatto e sono arrivato al punto dove sono stato proprio per eseguire le sue orme e per quello che lui mi aveva imparato. Quindi sono rimasto scioccato.
ripeto, non tanto per la morte, che si muore una morta sola. E allora ho cominciato io a fare, come dire, a rivolgere il film indietro per capire quali erano i motivi. Un paio me le sono fatte, però il punto, quello che più di tutti ha, diciamo, mi ha fatto capire bene, a me per quello che mi riguarda, fu in occasione di un confronto con Cancemi Salvatore, dove lui mi spiegava che io assieme a Salvuccio Madonia ci tenevo a due cavalli pazzi che avevamo commesso non so che cosa, più avevamo, si era mandati a trafficare un era mandato a cercare un certo Michele Giuseppe, se non ricordo male, di Salemi, senza la sua preventiva autorizzazione. Per che motivo l'avevate cercato? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Per che motivo avevate cercato questo signore? Per organizzare un traffico di droga. Esatto. Questo è Michele, il notissimo trafficante di droga di Salemi. C'era un altro motivo per cui Cancemi le disse nel corso di questo... Mi ascolti. Le disse nel corso di questo confronto che c'era la volontà di Rina di uccidervi. Ha utilizzato anche un termine? Aveva, ora non mi ricordo le parole precise, però ci sono le registrazioni, le potete controllare. Questo è tra i verbali che abbiamo acquisito, quindi è agli atti. E Cancemi le dice che vi aveva detto sparaturi. Esatto, esattamente. In base a, nel nostro mondo bastano parole per capire un po' il concetto. Quindi sparaturi significavamo che... Cioè lui è molto provocatore, dice chi si vanno a sparare senza l'autorizzazione, era il senso questo, si sentono domini Dio. Allora, siccome io avevo avuto, calcolando i tempi e il periodo di quando Rina mi voleva uccidere, e poi lui ha cambiato atteggiamento, che fino a quel momento Rina con me si comportava un po' strano, però non riuscivo a capire per quale motivo, se magari precauzione, essendo lui latitante, lui e io libero, prendevo tutte le precauzioni perché... di potesse portare i cosiddetti sbirri per poterlo far arrestare. Invece poi io, sentendo Cancemi, mi viene alla mente, ma subito, senza dubbi, lui mi fa letteralmente un interrogatorio, cominciando a girarmi intorno, su un l'omicidio di Agostino, di questo che stiamo trattando, di presente, non mi ricordo il nome. E mi comincia a dire... Ma tu sai niente di questa cosa? E gli ho detto no, altrimenti gliel'avrei detto. Ma chi potrebbe essere stato? Non glielo so dire. E lui era convinto che di questo omicidio, no, ripeto, non me l'ha detto, ma in base a quello che mi chiedeva, che fossimo stati io e Salvuccio Madonia. E io subito gli ho negato la circostanza dicendo che non ne sapevo nulla. E gli faccio la domanda, cioè, allora se a questo punto lei non sa nulla, cioè vossia, gli devo rispettosamente vossia, non ne sa nulla, allora chi poteva essere? E allora subito lui ha puntato il dito contro Antonino Madonia, ma senza tanti giri di parole. E gli ho detto, se può essere, comincia a camminare da solo. Dice, può essere, Cinino si è montato là adesso, non mi ricordo le parole, gli ho detto in precedenza. Quindi in quel momento capì che Rino non sapeva nulla, cercava l'autore dell'omicidio, ma non perché gli interessava per il povero Agostino, ma chi l'aveva commesso e perché non l'avevano avvisato e più perché aveva agito in un altro territorio che era quello di Biondino Salvatore. Aspetta, le devo fare le domande su questo. Lei dice non sapeva nulla, sì. Non sapeva nulla in quel momento o all'inizio? No, da sempre, da quando è successo lui l'ha preso dalla TV e quindi stava cercando, almeno fino a quando ha fatto quella sorta di interrogatorio, lui non sapeva nulla. Ma quando la chiede a lei aveva già, diciamo, chiesto ad altri per quello che è la sua conoscenza di Cosa Nostra? Io non ho partecipato, ma per quello che lo conosco avrà parlato con sicuramente, perché... la volontà di uccidermi era nel qualche 6-7 mesi prima, e che a portarmi da lui era Raffaele Ganci, che poi mi ricordo pure che mi ha fatto aspettare per un'altra circostanza. Io ho ricollocato tutto l'episodio, quindi sicuramente lui ne ha parlato principalmente con Biondino Salvatore,
con Cancemi Salvatore e con Giuseppe, con Biondino Salvatore, che era il titolare del mandamento di San Lorenzo, che comprende Carini, che sostituiva Giuseppe Giacomo Gambino. Quindi lei queste cose le dice sulla base delle regole di Cosa Nostra, diciamo. Questi erano i soggetti che gli potevano riferire. Esatto, esatto. E lui in questa circostanza, diciamo che cercava, fra virgolette, la virgola per poter eliminare Antonino Madonia, per essere chiari. Quindi quando chiede a lei se lei ha partecipato, essenzialmente le chiede se anche lei ha partecipato a questo, esatto, omicidio. Lui in quel momento mi dà, la domanda è come se io avessi partecipato all'omicidio senza avere chiesto l'autorizzazione a lui. E io gli dico assolutamente no, nella maniera più che adeguata. Gli ho detto, ma se l'avessi fatto non glielo avrei detto prima a lei, o quantomeno lei mi aveva dovuto, cioè vossia, dico lei nel senso vossia, avrebbe dovuto dirmelo a me, metti a disposizione di Nino. Questo non è successo, come era normale tra questo gruppo. Io, nonostante tutti i rapporti, tutto quello che facevo, prendevo sempre ordine da lui, non mi dava i dettagli, mi diceva metti a disposizione di Tizio, di Caio e vai avanti. Senta, l'atteggiamento di Rina qual era? E se poi ci spiega se questo atteggiamento era importante per lei per comprendere quello che Rina sapeva o meno. L'atteggiamento era di quello, uno si basa a quello che era il suo ruolo, che non sapeva nulla, era incavolato, ripeto, non per la morte dell'omicidio, della vittima, ma che lui era messo a conoscenza e in qualche modo si erano presi in gioco di lui, in sostanza. E quindi si spaventava anche per lui, dice, quando ha ucciso lui potevamo uccidere anche lui, ha capito qual è il senso. Sì, ma dico, quello io volevo capire, era, lei dice era arrabbiato, ma aveva un sorriso, come gliel'ha detto questo? No, no, era incavolato nero, nel senso che quando parlavo di Antonio Madonia lo faceva in maniera seria, con affermazioni dure, non era rilassato col sorriso, ma no, era un atteggiamento di quelli seri e molto, molto adirato. In che modo indica, ora se l'hai ricordato, diciamo, parlando, in che modo indica Madonia Antonino? Ma subito, ora non mi ricordo se l'ha fatto lui il nome, il 99% l'ha fatto lui, ma essendo che lui mi ha fatto il nome di, siamo arrivati ad Antonino Madonia perché lui pensava che ero stato io a Savuccio Madonia, quindi la deduzione è stata quasi in automatico per dire è stata opera di Nino, poi Nino Madonia, con chi l'abbia fatto, quello non ci siamo scesi. Senta, ha utilizzato la parola i picciotti? Io e Savuccio. Però io questa è una domanda specifica. Ho già fatto tutte le domande, Presidente, credo che mi... No, sì, magari se anche per non involontariamente, come dire, mettere fuori vista il dichiarante, quello che deve rispondere, a che proposito, se la vuole specificare, in quale contesto avrebbe detto i picciotti? In questo contesto, Presidente. Dico, ha usato il termine i picciotti? Ovviamente mi pare una domanda. No, i picciotti, se non ricordo male, l'abbia adoperato Cancemi, non vorrei sbagliare, Cancemi durante il suo esame. Rina... I picciotti non ricordo che mai abbia detto una parola del genere. Siamo arrivati subito ad Antonino Madonia, nel senso, essendo che lui mi fa la domanda, tu e Salvuccio Madonia sarebbe il fratello minore, in automatico siamo arrivati a Nino Madonia, che Salvuccio non avrebbe fatto nulla senza l'ordine del fratello. Ho capito. No, da questo punto di vista, anche per ricordo, diciamo, io le faccio questa contestazione di quello che lei ha detto il 7 ottobre del 98, che poi è già acquisito agli atti. E allora, Salvatore Rina non mi ha detto niente, non l'ho trovato neanche stupito, e mi fa il nome, dice i picciotti, cioè i picciotti sarebbero i fratelli Madonia, cioè Salvuccio e Antonina, che ancora non so se era stato arrestato, non era arrestato, vabbè. Se lo sono fatti in maniera molto a muta. Sì, sotto questa veste sì, in quel momento mi sono spiegato, però il significato, diciamo, era quello, ma riferito ai fratelli Madonia. Quindi lei ha compreso con chiarezza, sulla base di quelle che erano le sue conoscenze, che lui si riferiva a Nino Madonia?
101%, non 99. Ma guardi, le dico di più. Io ho avuto modo di fare un confronto con mio padre. In quella circostanza gli ho detto: bello il compare che hai, in riferimento al fatto che mi volevo uccidere, perché mio padre ha assistito in udienza a queste mie dichiarazioni. Raffaele Ganci, che era nella cella accanto, gli dice: Mazzu Bennà, per scolparsi lui, Cizzu Bennà, ma perché va pensando, non crede a queste tragedie. Mio padre, che invece conosceva bene Rina e tutta l'anturaggio, gli ha detto testualmente: dice Raffaele, dice, lascia perdere, non ce l'ho con te perché tu sei un miserabile più miserabile di lui. Aveva la stampella fra le mani, se solo incontro dall'altro mondo ce la devo tirare in testa, con riferimento al senso che lui, anche lui, aveva capito che volevo uccidere me e Salvuccio Madonia. Senta, ma mi conferma? Quindi, che per capire, sì, che cosa è il senso? Nel senso che per me, per mio padre, era chiaro, è una cosa diversa per la legge dello Stato italiano, per me, mio padre, era chiaro l'argomento. Ho capito, perfetto. Una cosa le volevo chiedere, nella parte che le ho contestato poco fa c'è scritto che Rina non era stupito, questo lei lo conferma? Sì, sì, stupito nel senso che Nino Madonia avrebbe agito senza autorizzazione, perché partendo, diciamo, da quell'episodio del motorino e poi tante altre piccole cose che non mi ricordo sinceramente, però l'umore era quello. Senta, quindi la preoccupazione di Rina quale era? Riguardava, diciamo, il fatto che tramite questo omicidio si fosse cementata un'alleanza, sì, magari facciamola pericolosa, un po' meno diretta la domanda. No, l'ha già detto, diciamo, però in maniera molto en passant. E allora, qual era la preoccupazione di Rina? Che Antonino Madonia avesse messo in campo una strategia di Rina, dicendo che in qualche occasione commetteva omicidi senza avvisare i responsabili del territorio, tipo quello di Giuseppe Di Cristina, ormai è un fatto abbastanza chiaro, e che stava subendo la stessa mancanza di regole, e che uno, due, chiamato in causa da parte del mandamento di Biondino Salvatore per dire: guarda, è successo questa cosa e noi non sappiamo nulla, quindi lui fa una brutta figura, ma principalmente, per quello che lo conosco, si può rivolgere anche contro di me, quindi si doveva togliere un nemico all'interno di Cosa Nostra, quindi, perché non dettava più legge e regole, non dava più fiducia. Sì, quello che non riesco a capire a questo punto dovrebbe completare la risposta, nel senso, sì, per capire un pochettino il rapporto che c'era tra Nino Madonia e Rina. Ho capito la domanda, nel senso che ho capito che a Madonia Antonino aveva ucciso questo ragazzo per qualche interesse suo personale che nessuno doveva sapere. Sì, le volevo chiedere, al di là di questi fatti che lei ci riferisce e che si riferiscono al periodo in cui è stato ucciso Agostino, se ho capito bene, in precedenza, lei già qualcosa l'ha detto, ma in precedenza i rapporti tra Nino Madonia e Rina erano di stima, di collaborazione, quali erano? C'erano stati contrasti? Timori, lei di un timore ci ha parlato, ma c'era stata anche collaborazione? Guardi, io in questo momento purtroppo sono passati tanti anni, che mi ricordo 100% che Rino a un dato punto non si cominciò a fidare più totalmente di Madonia Antonino. Esempio, lui finché abitava l'ultimo luogo dove lui abitava, che era alla Molara, non ho mai percepito nessun malumore. Da quel momento in poi non so che è successo, in particolar modo con Rina, di che cosa sia venuta a sapere, che in questo momento non mi ricordo. Cambiò atteggiamento con Antonino Madonia, pur collaborando, pur agendo assieme, però c'era qualche cosa che non funzionava più. C'era, credo, un rapporto pure di gelosia con Roberto Vito Palazzolo. C'erano tante cose che a Rina non gli cominciava più a piacere il comportamento di Antonino Madonia.
Senta, ci può descrivere che cosa avvenne nel caso dell'omicidio D'Aleo? Cioè, all'interno di Cosa Nostra questa notizia, cioè si seppe chi aveva fatto questo omicidio? Sì, l'aveva commesso il fratello assieme a Puccio Vincenzo, assieme a Puccio, Armando Bonanno, e che lui si lamentava del processo. C'erano, sì, ora non mi ricordo i dettagli, se me li può ricordare eventualmente come contestazione, ma c'erano stati dei malumori. Ma il fratello di chi? L'aveva commesso, lei ha detto il fratello di chi? Giuseppe Madonia, fratello di Antonino Madonia. Vabbè. E allora? E poi ho assistito, ma non ho percepito bene, a una discussione tra mio padre e Rina con riguardo ad Antonino Madonia. Non mi ricordo l'oggetto, però Rina criticava l'operato di Nino Madonia, non mi ricordo che cosa, sinceramente. E allora ora le dico, le leggo quello che lei ha dichiarato il 22 febbraio del 2000, pagina 11 e 12. Quindi lui aveva il rammarico, stiamo parlando di Rina se non sbaglio, nel senso che Antonino Madonia per carattere faceva le cose alla chiusa, cioè a muta a esatto. Muta. In quell'occasione lui aveva sfidato, nel senso che lui stava facendo una cosa senza avvertire agli altri, che c'era anche la sfida, anche fra uomini d'onore, di fare leggere sui giornali alcuni fatti di una certa importanza. C'era pure un certo orgoglio. Per esempio, quando fu, questo ormai non lo dico solo io, vabbè, si arriva all'omicidio D'Aleo, glielo dico perché mi è stato letto il verbale, quando fu dell'omicidio del capitano D'Aleo, Antonino Madonia, per ordine, gli fu fatto leggere sul giornale. Tant'è vero che lui venne a cercare a me e a Francesco Paolo Anselmo per dire: ma scusa, avete organizzato questa cosa e non ci avete detto niente? Se lo ricorda questo fatto? Sì, ma non vorrei sbagliare, ma non fu per Capitano D'Aleo, ho sbagliato io, ma era qualche altro caso. Il Capitano D'Aleo ci fu, che lui l'aveva detto in giornale perché non era stato presente, che fu organizzato nell'arco di una giornata, e Giuseppe Madonia non disse nulla al fratello, ma c'era qualche altra cosa. Dico, ma questa cosa, questo ordine di non sì, farlo sì, confermo, sapere confermo, era di Rina? Che... L'ordine di non farlo sapere sì, a Nino sì, Madonia? Confermo, sì. Perfetto. Era una specie di vendetta, diciamo. Esatto, non ci fu il tempo di poter informare Antonino Madonia della partecipazione sia di due suoi uomini, Giuseppe il fratello e Armando Bonanno, assieme a Vincenzo Puccio. E lui di questa cosa non l'ha gradita. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. In quel periodo, stiamo parlando del periodo dell'omicidio Agostino, c'erano stati altri fatti in cui c'era stata frizione, diciamo, tra Rina e Nino Madonia relativamente alla commissione o alla tentata commissione di omicidi? Dottore, io in questo momento, ripeto, le faccio la domanda specifica delle sull'attentato così, alla Daura. Le faccio la domanda specifica. Sì, sì, ok. L'attentato al dottor Giovanni Falcone, sì, che lui non aveva. No, mi deve fare la cortesia, Brusca. Mi deve fare la cortesia. Sì. Non deve usare il termine lui. Dica Rina o sì. Madonia o chi vuole lei. Però non usi lui perché altrimenti poi ci confondiamo. Allora, chiarisca. Chiedo scusa. Sì, sì. Lui intendo Rina Salvatore, non sapeva che Antonino Madonia aveva organizzato l'esecuzione, non la volontà di uccidere il dottor Giovanni Falcone, l'esecuzione del dottor Giovanni Falcone, e si era adirato abbastanza. Di questo fatto Biondino si lamentò alla mia presenza, e Rina in quel momento diceva: beh, lascialo stare, non ti preoccupare. Come si dice, con ironia, dire prima o poi questo conto lo chiudiamo. Si ricorda in quale occasione ci fu questa sfuriata di Biondino
contro Nino Madonia. Sì, fu purtroppo, mentre che stavamo salendo dal piano terra verso sopra per festeggiare purtroppo, mi dispiace, chiedo scusa, ma il termine è questo per la buona riuscita dell'attentato di Capace, che Biondino si lamentava perché se lui avesse chiesto la collaborazione di tutti e non essere stato presuntuoso, l'attentato sarebbe compiuto nell'89 e non c'era bisogno di aspettare altro tempo. Lui chi? Sempre le faccio lui, la stessa Rina, domanda del Presidente. Lui, Antonino Madonia, avesse chiesto la collaborazione a Biondino Salvatore con l'autorizzazione di Rina Salvatore, cioè d'accordo tutti, l'attentato a dottor Giovanni Falcone si sarebbe compiuto nell'89 e non nel 92. Senta, negli omicidi che, secondo quello che è la sua conoscenza, chiaramente, Nino Madonia ha commesso, si reca sui luoghi prima... Non ho capito la domanda. Sì, Nino Madonia, quando deve commettere degli omicidi, si reca prima sui luoghi per fare... dei sopralluoghi, per l'appunto, per quello che è la sua conoscenza. Come? È un maniaco, studia dettagliatamente ogni singola mossa. È un freddo. Ma io le ho fatto una domanda specifica, se va proprio sul luogo o fa andare sul luogo? Sì, si studia tutto sul luogo, il portone, la via, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, come agire, con tanta di quella freddezza, disinvoltura, si studia prima di entrare in esecuzione come farlo e poi la cosiddetta conclusione, la via di fuga, tutto, studiava tutto. È stato il mio maestro. Sì, ecco, io proprio per ricordo, non c'è un contrasto effettivo, dico però, le leggo quello che lei ha detto nella trascrizione del verbale del 22 giugno del 2017, a pagina 39. Questa è una caratteristica tutta di Antonino Madonia, di fare andare a chiedere alla persona, a vedere se non c'è, suonare il campanello. Sì. È successo, gli spiego un altro caso che è successo davanti a me, l'omicidio dell'omicidio di Filippo, del fratello di Filippo ad Alcamo, quando il travestito carabinieri siamo andati prima a sequestrare il fratello e poi all'altro mi ha fatto a me suonare sul campanello per chiedere se c'era o non c'era, dicendo che eventualmente se rispondeva a qualcuno che eravamo carabinieri, e questo ordine a me me l'ha dato Antonino Madonia. Lei ha fatto un altro esempio in quell'occasione, se lo ricorda. Quale? C'era questo, ma c'è anche quello del... è mai fatto giuridico, accertato giudiziariamente dell'attentato al dottor Chinnici, che lui era andato a controllare addirittura il pianerottolo. Era sul piano esecutivo, studiava tutto. Era andato dettaglio. Proprio in casa, non dentro la casa chiaramente, ma nel pianerottolo del dottore Chinnici. Questa è la risultanza, esatto, di cui lei parla. E lei guardi, la strage del Tocchinese è ideata e realizzata sotto la sua guida. Senta, Rina le disse anche per quale motivo Nino Madonia, secondo quello che era chiaramente la sua opinione, avesse ucciso Agostino? Per completare la domanda di poco fa, chiedo scusa, l'utilizzo dell'autobomba è iniziativa sua, prendendo spunto dal tentato di un certo Casillo a Roma, un po' servizio segreto, non so dettagliatamente. Quindi, per farvi capire qual è la capacità criminale del Madonia. Sì, lei dice l'utilizzo. Era l'altra, che no, aspetti, scusi, a questo punto, visto che ha completato quella risposta, l'utilizzo dell'autobomba in quale circostanza? A cominciare da quella dal dottor Chinnici. Lei dice l'utilizzo della modalità dell'autobomba in genere, ho capito. È iniziativa di lui, cioè Madonia. Antonino Madonia, Antonino. Che l'aveva preso, dettomi da lui. Dall'attentato commesso a danno di tale Cirillo a Roma. Va bene, pubblico ministero. Domanda poco fa non la ricordo, se me la può ripetere così rispondo.
Serrina le disse, quando le disse è stato Nino Madonia, se le disse perché? Perché sicuramente aveva qualche cosa da nascondere con questo poliziotto, o che sapeva qualche cosa, o gli dava confidenza. Attenzione, signora Brusca, questa è una sua deduzione o glielo disse Rina? Io purtroppo sbaglio certe volte. Quelle deduzioni fra me e Rina o erano fatti, o se non erano fatti erano deduzioni che lui dava per fatti, per farmi capire. Lui Rina. Sì. Senta, signor Brusca, lei in questo periodo, quindi stiamo parlando del 1989, periodo centrale del 1989, aveva partecipato ad altri omicidi con Nino Madonia? In quel momento... Nella fattispecie le chiedo di uno strangolamento. Sì, di uno strangolamento, questo nell'89, di uno strangolamento avvenuto, se parliamo della stessa persona, dentro del... di un casolare nel vicolo Pipitone, parliamo di questo? Sì. Ah, sì, eravamo io, lui, Biondino, mezza commissione, c'era Gancemica, Raffaele Ganci, l'ho fatto in nome che erano tutti quelli presenti, che questo era un signore che lo accusavano che dava la caccia ai latitanti e in tasca aveva una lista di soggetti con le cifre accanto dei latitanti, tipo c'era una sorta di prezzi per ogni latitante. C'erano le taglie, diciamo così. Esatto, sì, le taglie, non mi viene la parola giusta. E lei ricorda chi portò materialmente questa persona in vicolo Pipitone, in baglio Pipitone, diciamo, come ha detto lei? Sì, Francesco Vitrapoli, che è cugino di Antonino Madonia. Cugino? In che modo, se lei lo cugino, sa? Cugino, comunque sono parenti, non mi ricordo il grado, dovrebbe essere cugini. La madre di Madonia non è una di Trapani? Non conosco la situazione anagrafica, so che erano parenti, però non conosco le origini. Va bene. Senta, e questo signore cosa come disse? Si chiamava, lo sa? Chi era per no, ma l'ho riconosciuto, non so come si chiama, non l'ho riconosciuto so. In fotografia. Va bene. L'ha riconosciuto o non l'ha riconosciuto? Non ho sentito. L'ho riconosciuto in fotografia. Sì, infatti è agli atti il suo riconoscimento. L'ho riconosciuto subito, appena mi è stata presentata la foto, subito l'ho indicato. Senta, disse Francesco, o comunque chi ha partecipato con lei a questo omicidio, disse anche di dove era questa persona, da dove veniva? O di Cinisi o di Terrasini. O di Cinisi o di Terrasini, perfetto. Senta, questo omicidio per strangolamento di cui lei ha parlato, lei ha avuto a che fare con altri omicidi di questo genere, cioè di persone che cercavano sì. latitanti? Ecco. Sì, un certo Genova che è stato ucciso... A Palermo però Salvuccio Madonia lo portò su un serpeato, l'abbiamo interrato, poi è stato ritrovato. E poi so che altri si davano da fare per altri soggetti. E allora, lei ha detto un certo Genova, chiaramente dico, questo glielo chiedo. Lei il nominativo l'ha saputo poi successivamente, quando dopo le vostre dichiarazioni, sue e di suo fratello, è stato trovato il cadavere. Dico, lei inizialmente sì, non lo sapeva che era il nome era Genova? No, assolutamente no. No, non mi dissi chi era. Come non sapeva che lo strangolato era Palazzolo, Palazzolo Giacomo, lei lo ha riconosciuto in Palazzolo Giacomo. Diciamo, lei i nominativi no, non li sapeva. Lo stesso vendore si chiama Palazzolo. Fino ad ora non sapevo come si chiamava, lo sto sentendo ora. Perfetto. Questo Genova, lei come le arriva questo fatto? Ce lo può descrivere un attimo anche questa circostanza? Lo porta Salvuccio Madonia a bordo di una Y10, non mi ricordo se era da solo con un altro soggetto,
non me lo ricordo totalmente, ci consegnò questo pacco, un involucro nel territorio di Dammusi. C'ero io e mio fratello Enzo ad aspettarlo, mio zio Mario Brusca, l'abbiamo caricato sulla nostra macchina, una macchina di mio fratello Enzo Salvatore Brusca, e poi siamo andati a interrarlo in una proprietà di, sempre di Brusca Mario. Dove è stato poi ritrovato? Perché viene portato a voi da Palermo? Che mi sembra un fatto anche pericoloso, diciamo, trasportare un cadavere per tutti questi chilometri. O che l'avevano commesso nelle vicinanze, che non l'ho chiesto dove è stato commesso, se a Palermo, se nel territorio o qualche altro. Siccome non gliel'ho chiesto, quindi probabilmente perché era stato commesso nelle vicinanze, aveva difficoltà sicuramente a trovare l'acido. Lui mi ha chiesto cortesia, ma non gli ho chiesto quale motivo. Per le deduzioni sono o che nelle vicinanze, quindi lui non me lo disse, o che ne aveva la possibilità di poter, in quel momento, di poter distruggere o fare scomparire il corpo. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Nella convinzione che aveva Rina, cioè comunque nel fatto che Rina le fece la domanda se lei aveva partecipato o meno all'omicidio di Agostino, ha avuto un ruolo, se glielo disse Rina chiaramente, il fatto che lei avesse partecipato a questo precedente omicidio Palazzolo? No, di questo fatto non ne abbiamo discusso, perché assieme a me c'erano tutti gli altri. Questo signore è entrato dalla porta, neanche avuto il tempo di capire quello che gli stava succedendo. Con Rina poi non abbiamo parlato perché, ripeto, sarei stato informato da altri soggetti, in particolar modo da Biondino Salvatore. Non Ma lei una, comunque una, ha pensato una che era su questo? Dico, lei ha ricostruito, ha pensato che Rina, che fosse questo il motivo per cui Rina lo pensava coinvolto nell'omicidio Agostino? No, Rina pensava che l'omicidio Agostino, perché riteneva, ammesso a Lucio Madonia, perché lui conosceva i miei rapporti con Antonino Madonia, quindi pensavo, questa era, diciamo, una mia ricostruzione, per me è totale, poi la Corte decide diversamente. Rina, conoscendo, aveva pensato che io e Savuccio Madonia eravamo stati gli esecutori materiali, con l'appoggio di altri soggetti, naturalmente, in base a quello che era il mio rapporto con Antonio Madonia e con i Madonia in generale. Io per questo glielo dico, perché in fondo è la stessa cosa che sta dicendo lei adesso, ma nel corso dell'interrogatorio del 22 giugno del 2017 lei è andato oltre, perché a pagina 84 lei dice: perché Rina secondo me aveva saputo di tutti questi omicidi, avrà saputo che io ho dato una mano d'aiuto ad Antonino, quindi lei, questo è un suo pensiero, a Salvuccio Madonia, quindi non mi ricordo se prima o dopo, credo di averglielo detto, che avevo commesso questi fatti e mi ero messo a disposizione, quindi lui pensa che io sono stato coinvolto anche in questo omicidio, quindi quando lui viene da me viene come se già sapessi di questo. Esatto, sì, la sostanza ha detto, nel senso che Rina, quando mi interroga, convinto che io sapevo come sapevo di tutti gli altri. Cioè sulla base dei suoi rapporti con i Madonia, certo. anche sì, rapporti, sì, anche sì. Rapporti per precedenti omicidi, diciamo. Senta, c'erano altri motivi, sì, che potevano spingere Rina a pensare che lei avesse avuto un ruolo in questo omicidio? Lei conosceva qualche parente delle vittime? No, no, sul fatto delle vittime, il fatto delle parentele delle vittime, non mi ricordo. C'è stato un motivo che io gli ho spiegato a Rina, nel senso che io conoscevo una cugina, una parente, una zia della moglie di Agostino. Ci può dire il nome di questa persona? Aspetti, Maria Castellese, non vorrei sbagliare. Lei ha già detto Maria D'Alessandro, dico io. Beh, perfetto, sì, chiedo scusa, io stamattina con i nomi. Sorella della madre, diciamo. Esatto. Ed era la zia della moglie di Agostino, quindi di Ida Castelluccio. Esatto.
In paese, meno male, conosciamo tutti. Lei mi ha detto a me, sei stato tu o qualche altro. Dice, perché, capendo una donna di mondo, pur non entrando nei dettagli, dice, perché a lei? E io ho detto, Maria, ma di che mi stai parlando? Io ho negato tutto sotto ogni punto di vista. E credo che questo fatto gliel'ho raccontato pure a Rina. Allora avevo i ricordi più freschi, dottore, ma mi è successo pure questo. Senta, lei conosceva questa Maria D'Alessandro perché? Perché io ero amico del marito e poi con lei siamo diventati buonissimi amici, anche se qualcuno pensa di cose diverse, ma questa è un'altra storia. Cioè, cosa pensano? Che avevamo un rapporto, come lo dico perché è stato scritto su qualche informativa, che fosse una mia amante. Assolutamente no. Avevamo un buonissimo rapporto di stima e di fiducia. Avevate un rapporto di amicizia, diciamo, stretto da questo punto di vista. Sì. Esatto. E con il marito, ancora di più, il marito è stato suo favoreggiatore? Cioè, sì, nella latitanza. L'ultimo periodo della latitanza mi affidavo proprio a loro due. Il marito si chiama, l'ha detto? Sottile e santo. Senta, lei conosceva altri parenti della vittima Ida Castelluccio? Parenti sì, di Maria D'Alessandro, ecco. Diciamo. Sì, conoscevo alcuni, non mi ricordo, un fratello di Maria D'Alessandro, conoscevo i nipoti, conoscevo altri soggetti della famiglia, non conoscevo solo Maria. Lei conosceva anche una nipote? Maria D'Alessandro. Una nipote che si chiama pure D'Alessandro? Sì, Dida ti dovrebbe chiamarsi. Perché la conosceva? Perché frequentava nella casa della zia, l'aveva come una figlia. Lei già ne ha parlato, dico, non c'è niente di male a riferire di queste cose. Io glielo chiedo perché risulta da altri atti di questo fascicolo, quindi per noi è rilevante, sì, che lei ne parli. Dico, se mi fa domande io rispondo. Non voglio entrare nel merito di frequentazioni, cioè non è un interesse morboso, non mi interessa questo. Dico, lei ha parlato, cioè le faccio proprio la domanda specifica. C'era una nipote D'Alessandro che aveva rapporti con Pino Greco Scarpa e con Lucchese, oltre che con lei? Sì, chiedo scusa, sì. Era un'altra soggetto che ho conosciuto e questa era, se non ricordo male, moglie di un poliziotto, separata. E credo che abbiamo avuto, ora non mi ricordo, forse pure qualche discussione con questa, però non mi ricordo. Sì, confermo. Senta, ritornando un attimo all'omicidio Palazzolo, quello in Vicolo Pipitone, perché eravate in Vicolo Pipitone? Se lo ricorda? Sì, che eravamo lì per, se non ricordo male, per l'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, quello avvenuto al cimitero del quartiere vicino. Dei Rotoli? Del Rotoli, sì. E per altri, il contesto era il complotto cosiddetto Puccio. Il complotto Puccio. Scusi, pubblico ministero, se lo interrompo. Io non lo so ovviamente se, anzi me lo direte voi, se diciamo di Vicolo Pipitone si chiarisce nel corso di questi verbali. Sì, no, ne volevo parlare, Presidente. Perfetto. Soltanto che perché poi lei ha cominciato giustamente a parlare ha fatto di riferimento altre cose. Perché siete a Vicolo Pipitone. A questo punto magari vediamo Vicolo Pipitone. No, era mia intenzione farlo. Va bene, no, pensavo che potesse essere nei verbali già acquisiti e che la Corte ovviamente non sta leggendo. Volevo ora concludere questa va parte. Va bene, va bene, d'accordo. Procede. Le volevo chiedere un'altra cosa. Era quello anche il periodo in cui vi riunivate per quanto riguarda Contorno, cioè la famosa vicenda? Sì, più precisamente, sì,
Più precisamente era per il ritorno di Contorno e di Gaetano Grado. Ed è per questo motivo che c'erano tutti questi capi mandamento, c'erano una serie di capi mandamento presenti, secondo quello che lei ha detto. Ecco, è con un esempio del fatto che erano successi degli omicidi che non sapevamo, e quindi eravamo alla ricerca del responsabile, fino a quando abbiamo scoperto che c'era stata opera di Salvatore Contorno e di Gaetano Grado. Quindi c'è stata tutta la commissione di Costa Nostra a cercare i responsabili di questi fatti. Senta, le faccio un'altra domanda e poi passiamo proprio a parlare di Baglio Pipitone. C'è stato un momento in cui sono iniziate, diciamo, le ricerche da parte di Cosa Nostra di chi erano questi soggetti che cercavano i latitanti? C'è stato un momento iniziale? Era finita perché ognuno per il suo territorio e per le sue competenze, diciamo, qualcuno aveva informato organi di Cosa Nostra, cioè soggetti di Cosa Nostra, che c'erano questi signori che andavano cercando latitanti, perché li sapevano quasi come indicati col dito. Quindi uno per uno sono stati tutti eliminati, e poi credo che appena finita la ricerca, portata a termine il cosiddetto lavoro, poi non ho saputo più nulla di questa attività. Faccio una domanda più specifica, signor Brusca. Lei ha mai sentito parlare di Nicola di Trapani? Sì, Nicola di Trapani, figlio di Francesco di Trapani, parente di Antonino Madonia, cognato di Salvuccio, avendo sposato la sorella. Da quando si è liberato, aveva cominciato a reggere il mandamento di Resuttana, soggetto che aveva partecipato alla strage del dottor Carlo Palermo, dove sono morte le due gemelline, sì. E via dicendo. Si ricorda quando fu arrestato alla fine degli anni Ottanta? E come avvenne questo arresto? Se non ricordo male, che qualcuno aveva informato dietro una spiata, una cosa del genere, se io non ricordo male. E ci furono indagini all'interno di Cosa Nostra, cioè all'interno e all'esterno, chiaramente, per capire chi era stato lo spione, come dite voi? Dottore, non me lo dico sinceramente, stamattina sono un po' comunque agli atti, perché è inutile fare contestazione, cioè tutte queste cose sono agli atti e sono ripetute più di una volta. Allora le faccio una domanda specifica anche per fare comprendere alla Corte quello che lei ha narrato. Lei ha parlato di Baglio Pipitone o Vicolo Pipitone, come lo vogliamo dire, ce lo può descrivere? Che cosa è, prima di tutto, di chi è, dove si trova? E se ce lo può descrivere in qualche modo? Sì, Baglio Pipitone è un quartiere di Palermo del territorio dell'Acqua Santa, appartenente al mandamento di Resuttana, capeggiato da Antonino Madonia, dove fino a un dato punto era la base operativa di Antonino Madonia per l'esecuzione di tutti gli omicidi, quantomeno di quel territorio. Omicidi per quello del cimitero, omicidi di altri soggetti di Cosa Nostra, base di partenza per l'omicidio dalla chiesa, strangolamenti. Era la base operativa di Antonino Madonia, che apparteneva ai fratelli Galatolo, in particolar modo a Vincenzo Galatolo, che erano uomini del suo mandamento, che erano della famiglia dell'Acqua Santa. Questi Galatolo di cui lei parla, c'è soltanto Vincenzo Galatolo, uomo d'onore, o ci sono altri Galatolo, uomini d'onore? No, c'era Vincenzo Galatolo, Vito Galatolo, Giuseppe Galatolo. Poi c'era un altro nipote che non mi ricordo come si chiama, che è stato ucciso dalla polizia. E qualche altro in questo momento non mi ricordo. Fontana, Stefano Fontana. Poi c'era un certo Di Maggio, comunque c'erano i soggetti, quelli che vi ho detto io. Possiamo dire quindi che erano numerosi i componenti della famiglia Galatolo, che facevano parte di Cosa Nostra? Sì, tantissimi. E tutti loro, o una gran parte, diciamo, abitavano in questo Baglio Pipitone?
Sì, sì, in quello Baglio Pipitone c'avevano prima una casa normale, poi è stato fatto costruito un fabbricato, un 3-4 piani, non mi ricordo. Questo fatto però avveniva in una casa a parte che era dentro il Baglio, che di recente, avendo visto un filmato, è ancora presente, un filmato televisivo. Quindi, se ho capito bene, c'era un palazzo, poi alla fine, diciamo, perfetto, dove abitavano tutti loro, e poi c'era una casetta, come la chiamiamo? Era allora, grande, piccola? Descrivo, credo che fosse la via, quella dei Via dei Cantieri. Salendo poi c'è un vicolo che è una strada, non mi ricordo il nome, forse Pipitone, Via Pipitone, comunque non lo so come si chiama, che era, arrivava a un dato punto e non c'era via d'uscita, era bloccata. Alla fine di questa strada, sulla sinistra, c'era un ingresso, un vicoletto. All'interno di questo vicoletto, di fronte c'era una porta tipo persiana, un po' anticotta, e dentro questo caseggiato facevamo quello che dovevamo fare. Il palazzo è girando a destra, ma dentro il cortile. Questo caseggiato era una casa piccola o era, appunto, erano tante case messe tutte assieme? Questo significa caseggiato. 4-5 piani, non mi ricordo, ma erano grosse. Questo per quanto riguarda il palazzo? No, io intendo dire la casa. La casetta, diciamo, la stanza annessa con un altro, non mi ricordo se era un ripostiglio, bagno, non mi ricordo, ma una quarantina di metri. Senta, per quello che lei sappia, c'erano anche locali sotterranei? Questo non lo so dire. Questa casa, per entrare si dovevano scendere due o tre gradine, però non lo so se c'erano. Questo non lo so dire. Io, oltre agli appartamenti, oltre a questa casa, non sono andato mai oltre. E un'altra cosa la volevo chiedere. Subito dietro, diciamo, quindi si entra in questo vicolo Pipitone. Se si continuasse, cosa ci sarebbe? Cioè, c'era campagna, c'era altre case, che cosa c'era? No, dottore, questo non gli so rispondere perché, ripeto, non sono di dietro, da lontano si vedeva che era vuoto, ma io non sono andato mai oltre l'appartamento, sia quello dove abitava Vincenzo Pitone e tutti gli altri fratelli, pur avendoci salito sopra, e questo casetto. Vedevo che c'era una porta di uscita, però non l'ho mai percorsa questa. Non ho capito, lei ha detto questo palazzo dove ci abitava Vincenzo Pipitone e tutti gli altri fratelli? No, Vincenzo, per Vincenzo Galato, Raffaele, ecco, Galato. Vincenzo Galatolo. 4-5 piani. Ecco, no, siccome lei ha detto adesso Vincenzo Pipitone, invece è Vincenzo Galatolo e tutti gli altri fratelli, giusto? Esatto. Oh, che erano uomini. Questa abitazione dove abbiamo commesso il fatto. C'era una porticina che andava oltre, però io non l'ho mai percorsa, signor Presidente. Vabbè, pubblico ministero, prego. Presidente, sarà cura poi evidentemente nostra, perché non è agli atti di questo processo, essendo, diciamo, questo posto molto importante per tutto lo svolgimento del processo, per comprendere molte delle dichiarazioni, forse il caso, io mi ricordo che nel processo Cantieri Navali, il dottore Teresi aveva fatto proprio un accesso con fotografie per fare capire la complessità, diciamo, di tutto questo posto di cui ora ha parlato il signor Brusca. Poi immagino che anche tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che verranno, certo, a deporre, certo, ci ne sarà sono qualcuno conoscente che potrà descrivere. Assolutamente sì. Sì. Anche una cartina Google effettivamente basterebbe per rispondere a quello che avevo detto io. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, che lei sappia, anzi le faccio una domanda specifica, lei ha mai sentito parlare del carabiniere Vittorio Tommasone? Sì, era un brigadiere che faceva servizio a San Giuseppe Iato. Sì. Parliamo della stessa persona, se non ricordo male. Gli successe qualche cosa? Gli è stata bruciata la macchina in modo che venisse trasferito perché si riteneva uno che indagava troppo. E su cosa indagava in particolare che dava fastidio? Ma credo sull'arresto di Rina, che deve informazioni su Rina, su comunque soggetti di Cosa Nostra. La circostanza la dovrebbe conoscere meglio di tutti Baldassare Di Maggio. Le risulta se aveva contattato proprio in questa ricerca di Rina anche la persona che lei conosce, Santo Sottile?
Può essere, sì, che questo brigadiere abbia chiesto qualche cosa sottile. Può essere, sì. Presidente, un attimo solo, sto vedendo che molte domande le ho fatte e quindi sto eliminando. Ecco, le volevo fare un'altra domanda. Lei ha riferito del costruttore Sei Dita. Ci può dire che cosa è a sua conoscenza relativamente a questo costruttore? Questo costruttore, credo che fosse parole che diceva Cangemi Salvatore, o un confidente, o un che aveva rapporti con i servizi. Non mi ricordo, c'era qualche cosa di particolare che o era amico, o era conoscente di Giuseppe Calodre o del collaborante, in questo momento non viene il nome, Cangemi Salvatore. Sì. Lei ha detto il 5 marzo del 97 che era socio di Cangemi Salvatore. Sì, perfetto. E poi ha riferito anche questo fatto dei servizi, parlando in particolare come sue fonti di Nicola di Trapani e di Guastella. Conferma questi fatti? Sì, erano notizie che apprendevo da questi soggetti, per ora non, se mi può leggere perché non mi ricordo i dettagli. Perfetto. Senta, queste persone che lei ha riferito scomparse o strangolate, lei appunto ha parlato di questo palazzolo, ha parlato di Genova, ma negli interrogatori ha fatto riferimento anche a altri soggetti, erano legati ai servizi per quello che voi eravate, per quello di cui voi eravate a conoscenza? Era vostra opinione che fossero legati ai servizi e sulla base di che cosa eventualmente? Servizi nel senso che andavano alla ricerca di soggetti con le taglie, ma potevano essere pure confidenze di forze di polizia. Si parlava di servizi così in generale, io non conosco le conoscenze degli altri. Si parlava principalmente di servizi, però potevano essere anche rapporti con forze di polizia, carabinieri o altre finanze, non lo so. Quindi lei dice comunque forze di polizia, ecco, insomma, essenzialmente. Sì, i servizi erano, fra virgolette, un po' più riservati, però sempre appartenenti alle forze di polizia. Senta, lei quando le viene portato il cadavere di quello che poi lei stesso ha detto essere Genova, però non lo sapeva allora, chi pensava che fosse? Questo lei lo ha riferito. Un confidente o qualcuno che cercava notizie per latitanti. Ha pensato che fosse Piazza Emanuele? Esatto, sì. Perché io non sapevo allora, se, quando fu abbiamo indicato sia io che mio fratello, fino a quel momento non sapevamo chi era, quindi pensavamo a Piazza, che di quello notoriamente, di quello si conosce le informazioni di stampa, che era notoriamente un appartenente ai servizi, alle forze di polizia. Ha parlato anche in questi casi, cioè lei ha ritenuto anche che potesse essere Agostino? Perché? No. Che potesse essere D'Agostino, la fonte di questi soggetti che per la ricerca no, di tanti. No, che la persona che era stata portata, magari sbagliando, lei ha pensato che potesse essere Agostino. Lei dice D'Agostino. Sicuramente ho sbagliato, perché non era possibile. Però questo pensiero l'ha fatto o non l'ha fatto? Pensiero che poteva essere Agostino quello che cercava i latitanti, quindi poteva essere dietro il Genoa, poteva essere tutti gli altri, cioè, ma ripeto, non che poteva essere il Genoa quello dentro il Agostino, quello dentro il sacco, fra virgolette. Cioè lei ha pensato ad Agostino eventualmente come soggetto che poteva essere coinvolto nella ricerca dei latitanti, ho capito? Esattamente, ma non la fonte di... Ma non mai che Agostino potesse essere il corpo che poi lei ha contribuito a seppellire? E questa è la risposta? Sì, chiarissimo, chiarissimo. Se l'ho detto è stato un errore sicuramente.
Senta, signor Brusca, le faccio una domanda proprio per chiarezza e per permetterle anche di riferire alla Corte i motivi di tutto quello che le chiederò. Cioè, lei ha immediatamente parlato di quello che sapeva relativamente all'omicidio Agostino, o le prime volte che le sono state fatte domande sull'omicidio Agostino non ha riferito questi fatti? Non ho riferito, non ho detto nulla spontaneamente perché non sapevo nulla. Ho detto qualche cosa di quello che mi è successo e poi ho risposto alle domande quando siete venuti voi, cioè, magistrati, a chiedermi delle notizie. Almeno questa è la cronologia della mia lei, conoscenza. In particolare riferisce il 7 ottobre del 98 quando le vengono fatte domande relativamente all'omicidio Savoca. Lei autonomamente riferisce dell'omicidio Agostino. Perché ne parla in quell'occasione? Sì. Ecco. Me lo sì, può sì. ricordare? E l'omicidio Savoca sarebbe l'omicidio dei fratelli Savoca, che erano responsabili. Responsabili dei furti dei tir, quindi davano disturbo all'interesse di Cosa Nostra, e credo che poi in quell'occasione, se non ricordo male, ho detto, può essere che magari sbaglio, che se collaborasse Savuccio Madonia non lo fa perché era responsabile della morte del piccolo Savo, che era morto assieme al padre, perché è una cosa durissima accettarla. Quindi sono andato a finire poi sul fatto di Agostino, almeno dovrebbe essere questa la ricostruzione. Quindi diciamo, la particolarità di questo omicidio Savoca era che anche un bambino di quanti anni, lei se lo ricorda quanti anni aveva questo bambino? Un anno, due anni. È stato ucciso? Sì, è stato ucciso anche il bambino. Involontariamente assieme al padre. Però scusi, Brusca, per non lasciare la domanda del pubblico ministero in evasa, lei quando ha cominciato a collaborare? Io ho cominciato a collaborare nel 96, sono stato arrestato il 20 maggio 96, dopo tre giorni con i colloqui investigativi. Quindi. E quindi. Poi con il 9-10 agosto con le autorità di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Va bene, allora la domanda del pubblico ministero è: fino a quel momento, fino al 1998, cioè a distanza di quasi due anni, ottobre, anzi più di due anni, a ottobre del 98, lei aveva mai parlato, aveva mai detto di sapere nulla dell'omicidio Agostino? Questa era la domanda che le ha fatto il pubblico. E se no? No, non ho detto nulla perché è una cosa che non avevo fatto io. Non ha fatto lei. E perché è a ottobre? Ripeto, la domanda era questa. Lei poi è andato sull'omicidio Savoca, ma la domanda era questa. Perché a ottobre del 98 invece ha ritenuto di cominciare a parlare? Perché qui noi abbiamo il suo interrogatorio e a un certo punto lei dice: colgo l'occasione per rappresentare che sono a conoscenza di fatti connessi con l'omicidio dell'agente Agostino, di cui finora non ho riferito. E poi dice la ragione. Allora, ci sa dire, questa era la domanda, ci sa dire perché solo ottobre del 98 lei coglie l'occasione per cominciare a riferire dei fatti che riguardano l'omicidio Agostino? Non mi è capitato solo con il fatto Agostino, mi è capitato con tanti altri fatti. Ma io, cerchiamo di concentrare. Ho parlato perché c'è un motivo specifico per cui fino a quel momento lei non aveva parlato dell'omicidio Agostino? E stavo rispondendo, signor Presidente, nel senso che io ho cominciato a collaborare raccontando le mie responsabilità e tutto quello che mi veniva chiesto. Non ho parlato dell'omicidio Agostino in quel momento perché io non sono responsabile dell'omicidio d'Agostino, né indiretto né indiretto. Dopodiché ho voluto raccontare queste mie conoscenze e mettere a disposizione delle autorità giudiziarie, e credo di averlo spiegato allora. Suo pubblico ministero, perché sì, Presidente, il verbale è prodotto. Io però, per ricordarglielo dico, appunto. Però chiaramente lei ci dirà adesso qual è la sua versione attuale del fatto. Appunto, le viene contestato il discorso relativamente all'omicidio Savoca, lei dice che non ne ha parlato perché c'era un bambino di mezzo. E poi dice: con l'occasione parleremo di questo e parleremo anche, pagina 2 della trascrizione, per quello che so. Ah, scusate, del verbale del 7 ottobre 98,
dell'omicidio Agostino e della moglie Castelluccio. Il dottore Sabella è sorpreso. Dell'omicidio Agostino? Sì, dell'agente Agostino. Quindi per me possiamo cominciare. Sempre per, le viene chiesto perché. Dice sempre per lo stesso motivo. C'era la donna ed era parente della moglie di Santo Sottile e la cosa mi dava pure, sotto il profilo umano, mi dava fastidio. Che io ho conosciuto, lei sa, è stato un mio favoreggiatore. Questa è la giustificazione che lei ha data allora. E la confermo, non c'era altra, nessun altro motivo. Quindi ma questo le era stato chiesto, Brusca, e se lei lo dice spontaneamente è meglio, questo le era stato chiesto. Cioè lei ne parla, sì, dice, sì, intanto sì, perché c'era di mezzo una... Mi faccia finire. Intanto perché c'era di mezzo una donna, mentre nell'omicidio Savoca c'era di mezzo un bambino. E poi perché questa donna era parente di Santo Sottile, che è stato anche il mio favoreggiatore, dove ho fatto la latitanza, come ha detto poco fa. Questo le era stato chiesto, Brusca? Sì, signor Presidente, purtroppo può essere magari sbagliato. Non è sempre facile arrivare e uno comincia a collaborare. In certe occasioni bisogna anche dimaturare le proprie responsabilità, le proprie conoscenze. Quindi quando è arrivato il momento l'ho fatto spontaneamente, senza vabbè, nessuno me l'ha chiesto. E metto a disposizione dell'autorità quello che erano le mie conoscenze, punto. Però conferma che il motivo per cui non aveva parlato era questo, intanto perché lei non era responsabile, poi perché c'era di mezzo questa signora che lei conosceva. Sì, sì, li vabbè, confermo, sì, signor Presidente, d'accordo, li confermo. Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Tornando un attimo indietro quindi a questo, proprio all'omicidio Agostino, quando lei ne parla con Riina, può collocare temporalmente questo fatto? Io ancora libero, prima di essere latitante sicuramente, l'ho detto in quel momento quando avevo ricordi più precisi, ma sicuramente mentre io ancora libero o appena latitante e comunque se non ricordo male prima dell'assaggio di Capaci. Quindi diciamo non lo ricorda adesso con precisione il momento. No. Le faccio una domanda specifica. Nino Madonia, per quello che lei ricorda, quando lei ne parla, era libero o era già stato catturato? In occasione delle domande interrogatorie di Riina era stato catturato. Perfetto. Quindi possiamo dire, visto che Nino Madonia viene catturato alla fine dell'89, che ci troviamo a qualche mese dai fatti, giusto? Esatto. Perfetto. No, per questa domanda gliela faccio perché lei prima aveva detto una quindicina di giorni, però dico, questa sua versione mi convince un po' di più, se posso dirlo. Dico. No, dottore, purtroppo sono passati tanti anni, non li conosco, mi ricordo linea sommaria i fatti, però con le date sto cominciando ad avere difficoltà, purtroppo. Certo, no, non è la prima occasione che mi capita. Senta, i Madonia Antonino, aveva notizie da ambienti della questura di Palermo? Sì, credo che uno di questi era uno dei motivi per cui Riina lo criticava, nel senso che non lo metteva a conoscenza, Madonia non metteva a conoscenza Riina Salvatore delle sue conoscenze. Ho capito. Lei ha detto nel verbale del 22 febbraio del 2000 avevano troppe notizie. Che cosa intende dire, i Madonia? Che cosa intende dire per troppe? Notizie istituzionali riguardo arresti, riguardo notizie di polizia, tipo indagine, tipo perquisizione, diciamo mandati di perquisizione. Avevano informazioni, fra virgolette, di... da parte dell'istituzione, polizia, carabinieri, non so quali erano le loro fonti. Senta, relativamente a questo fatto dei chiamiamoli cacciatori di taglie o diciamo cacciatori di latitanti, Nino Madonia aveva avuto notizie che lei abbia capito? Sì, l'ho capito, nel senso che portavano questo oggetto, uno è stato ucciso davanti a me, quindi lui sapeva di queste
di questi soggetti che le cercavano per la danza, quindi per me è una prova a quello che diceva Rina e che dicevano tutti gli altri. Lui conosceva soggetti, né che l'ha portato un altro, l'ha portato Francesco di Trapani, cugino di Nino Madonia. Quindi, lei parla di questo soggetto che è stato portato, cioè chi? Di... Francesco di Trapani, che porta al Palazzolo, che è qui il nome che ho conosciuto ora. Vabbè. Nel Baglio Pipitone, quindi le notizie che si sapeva che loro conoscevano, loro in Madonia conoscevano, avevano delle informazioni, per me questa era la prova. Senta, il Palazzolo, visto che ci siamo ritornati, venne interrogato o venne direttamente ucciso? No, preso subito, non ho avuto neanche, forse si è... Lei ha detto conto... che venne ucciso immediatamente, precedentemente, sì, nella fattispecie. Era entrato verso tutti questi soggetti, ma subito è stato eliminato. I commenti erano di Francesco di Trapani, dicendo: ora la finisci di andare a girare con la lista in tasca, che aveva una sorta di... di listino prezzi, così, chiamiamolo così, per capirci. Comunque, con commenti accusatori, certo, di questo soggetto, da cui mi ricordo questa qua. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei conosce Giuseppe Calatolo? Sì, fratello di Vincenzo. Si è mai recato a trovarlo sul suo posto? Prima di tutto, lei sa che cosa faceva Giuseppe Calatolo, diciamo, al di là di Cosa Nostra, come mestiere legale? C'è stato un momento che aveva una macelleria accanto al negozio di gomme, Cammicchia Gomme. E lei c'è mai stato in questa macelleria? Sì, tantissime volte. Tante. Ha dei ricordi relativamente, cioè proprio nel periodo di cui stiamo parlando, l'89? Sì. È successo che io, mentre mi trovavo in questa macelleria, che mi ero recato a bordo di una Vespa che avevo preso all'autoteam di Angelo Sino, era un concessionario di auto, in via, in questo momento non mi ricordo, comunque a qualche chilometro di distanza dalla macelleria. Io, per evitare il traffico, vado all'autoteam e mi faccio prestare questo motorino e mi reco verso questa macelleria. Al ritorno mi accorgo di un soggetto a bordo di una Vespa di colore celestino, che quando io me ne vado dalla macelleria vedo che questo mi segue. Dopodiché capisco che sicuramente il 99% era un poliziotto, carabiniere, non lo so, comunque un in divisa. Dalle sembianze mie fisiche somigliava molto al povero Agostino. Torno indietro, lo informo a Giuseppe Galato di quello che mi era successo. E se non mi ricordo male, lui mi ha detto che già lo sapevano di questa osservazione, di questo soggetto, credo una cosa del genere. Cosa sapeva Galatolo esattamente? Se lo ricorda chiaramente. Non ho capito, scusa. Cosa sapeva Galatolo? Che questo era un poliziotto carabiniere, comunque uno che si faceva parte delle forze di polizia e che se lo avevano notato anche loro, notato, qualcuno gli aveva detto, comunque non ho trovato sorpresi, sapevano di questa presenza. Perfetto. Lei, se lei lo ricorda, diciamo, le sono state mostrate delle fotografie, lei ha riconosciuto Nino Agostino come colui che la seguiva? Guardi, anche se l'ho visto, diciamo che non è che mi sono fissato a girarlo, però per non dare sospetti di essere, come si dice, preoccupato, però dal quel poco che ho visto potrei dire che era Agostino, però sono momenti così molto... Le sembianze, c'erano molte caratteristiche che si somigliavano, ma proprio tante. Lei ha detto che avrebbe avuto bisogno di vederlo integralmente, diciamo, cioè non solo la faccia. Ecco.
Questo lo conferma. Il rapporto di questo Vespino, l'ho visto come si rincorsa, però di quel po' che ho visto, e mi ricordo benissimo, vedendo poi la fotografia di Agostino in TV, c'era molta somiglianza. E lei ricorda quindi quando è che la prima volta che ritenne questa somiglianza? Quando avvenne questo in TV che vide Agostino? Ma quando cominciare a vedere, cioè prima non mi interessava, non seguo, quando poi cominciai a collaborare, quindi ho cominciato a collegare i fatti, quindi ho riferito dell'episodio per dire: guardi, per quello che può valere, ho visto questa cosa e poteva essere Agostino. Questo io glielo domando, signor Brusca, perché lei di questa cosa ne ha parlato nel verbale del 22 giugno 2017. C'è stato un motivo per cui non l'ha riferito fino ad allora, diciamo? Ho raccontato di questo episodio che sicuramente come momento che mi era sfuggito, lo ritenevo di secondaria importanza, ho cercato di dare contributo, dando un altro elemento di conoscenza mia, poi le valutazioni li fa chi di competenza. Va bene. Passo al mio collega. Solo in realtà una precisazione, signor Brusca. Lei ha parlato di questo colloquio con Riina riguardante l'omicidio Agostino, in cui Riina sostanzialmente le chiedeva, accusava lei e Madonia Salvino di essere coinvolti nell'omicidio. Ma poi lei ha avuto modo di parlare con Madonia Salvino di questa situazione, di questo omicidio? No, perché poi credo che subito dopo fu arrestato. No, non ho avuto modo di parlare con Salvuccio, che l'avrei fatto, quindi era perché era stato arrestato. Lei che rapporto aveva con Madonia Salvino? A parte, diciamo, l'occultamento del cadavere di Genova di cui ha riferito, che le viene portato da Madonia Salvino. Era uno dei miei, come so dire, più stretti collaboratori. Poi tranne apri l'altra occasione per commettere un po' meno, ma solo per problemi di gradi, fra virgolette, ma con Salvuccio Madonia eravamo, diciamo, commettere omicidi, decisione, avevamo lo stesso, a un certo punto avevamo lo stesso ruolo, eravamo stati incaricati da Riina di continuare, perché prima c'era Antonino, poi c'era lui, nella guerra, di dare una mano d'aiuto agli alcamesi nella guerra contro il clan greco, quindi ottimi rapporti, ma anche di natura personale, cioè non avevamo proprio come si dice di quegli amici proprio stretto, però avevamo una buona confidenza, un buon rapporto. Sente, per quanto lei ha potuto verificare, quali erano i rapporti fra i due fratelli, fra Nino e Salvino? Ma buoni, ottimi. Senta, un'ultima domanda. Lei ha conosciuto, mai sentito parlare all'interno di Cosa Nostra di Scotto Gaetano? Mai che mi ricordo, no. Va bene, io non ho altre domande, grazie. Prego. Le parti civili. Posso, Presidente? Avvocato Repici, prego. Grazie. Avvocato Repici, buongiorno, signor Brusca. Buongiorno. Presidente, le chiedo di essere autorizzato a stare seduto per consultare il computer. Prego, avvocato. Allora, signor Brusca, alcune precisazioni soltanto sulle domande che le sono state fatte. Il mandamento di Resuttana da quante e quali famiglie era composto? Guardi, quello dell'Acqua Santa, Resuttana, quartiere di Palermo, l'Acqua Santa, Arenella, non mi ricordo se c'erano altri territori. Bene, la famiglia Resuttana, la dirigenza era la stessa del mandamento, giusto? Sì. Quindi sempre Madonia, Antonino, fino a quando è stato libero? Esattamente. Famiglia dell'Acqua Santa, chi era il capo famiglia? Vincenzo Calato.
per tutto il periodo in cui lei ha avuto rapporti con la famiglia Calatolo o ci sono state successioni dovute a evenienze varie? Finché Vincenzo Calatolo era libero, era lui reggente. Poi c'è stato un periodo, non mi ricordo chi, comunque io riprendo i contatti con quel territorio, contatti nel senso che non ci sono mai andato, con Nicola di Trapani e con Giuseppe Guastella. Non mi ricordo prima con Giuseppe Guastella e poi con Nicola di Trapani. Va bene. Senta, chi dirigeva la famiglia dell'Arenella? Questo non glielo so dire perché non c'è stato mai un interesse particolare per quel territorio. Ma lei ha conosciuto uomini d'onore dell'Arenella? Forse qualcuno li ho visti, ma non me ne ricordo i nomi. Sicuramente ne ho visti più di qualcuno, però non mi ricordo il nome, non l'avrei detto senza nessuna difficoltà. Lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati? Non era un quartiere che frequentavo direttamente, diretto o indiretto attraverso i Madonia. Sì, le ho chiesto se lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati. Sì, era uomo d'onore? Era uomo d'onore, apparteneva alla famiglia di quel quartiere. Quale? Quale quartiere? Quello che ho... Arenella. Aveva un ruolo di vertice o di semplice uomo d'onore? Ma quando l'ho conosciuto io, se non ricordo male, era uomo d'onore, perché lui era sempre quasi a Milano, sì. Quindi c'erano altri soggetti che ne occupavano quel posto. Lei quando l'ha conosciuto? Ma io l'ho conosciuto all'inizio degli anni 80, attraverso, perché lui era molto amico, a prescindere dal territorio, era amico del nostro compaesano Bono, Alfredo Bono, Pippo Bono. Della famiglia di Bolognetta? Sì, che erano tutti i soggetti che gravitavano a Milano. Sì. Gaetano Carollo, tutti questi soggetti qua, sì. E sa se Fidanzati, abitando a Milano, aveva dei referenti a Palermo nel quartiere dell'Arenella? Ma se non era stato messo fuori famiglia, che io sappia no, il suo punto di riferimento era sempre l'Arenella. Poi a Milano si poteva riunire con chi che sia. Non so se era lui il capo, c'erano altri, non conosco la realtà dell'Arenella. Ho capito. Lei ha conoscenza di specifiche attività svolte da Fidanzati anche a Milano o fra Milano e la Sicilia? No, non conosco quello che faceva Gaetano Fidanzati. E lei ha mai conosciuto un tale Gaetano Scotto? No, ripeto, può essere pure che magari l'abbia incontrato, ma non me lo ricordo. Che ho conosciuto qualche soggetto che non mi è rimasto, come so dire, in viso e che non vedevo spesso, però non lo ricordo, non ce l'ho presente. Vorrei alcune precisazioni sulla questione contorno della quale lei ha già parlato. La prima è questa: lei seppe in un certo momento dell'arresto di Salvatore Contorno a San Nicola l'Arena? Sì, ho saputo dai mezzi di informazione. Bene. Che io però già sapevo che lui era in zona. Infatti, la precisazione che io le volevo chiedere è questa: lei aveva già saputo della presenza di Contorno in Sicilia quando Contorno venne arrestato? Sì, avevo saputo della presenza in Sicilia prima di me, che fu nel momento della transizione da parte della reggenza di Di Maggio, che lui questa notizia me la dice lui per prima e poi è passata a me. E io mi sono interessato perché lui Contorno frequentava un'abitazione a Castellammare di sì. un
di un proprietario che è stato ucciso, che in questo momento non mi ricordo il nome. E questo accade nel passaggio di reggenza del mandamento fra Balduccio Di Maggio e lei? Precisamente, sì, questo è proprio il punto preciso di qualche giorno prima, di cui poi nell'incarico c'era pure questo compito. Ecco, allora io le chiedo, vediamo se riesce a focalizzare in relazione a un altro fatto. Rispetto allo strangolamento di quella persona che oggi lei ha preso chiamarsi Palazzolo, la conoscenza della vicenda contorno e quello che lei ha raccontato avviene prima o dopo? Avvocato, non sono in condizione di essere, il tempo è breve, però non le so dire se prima o dopo, però si ci può arrivare facilmente. La reggenza io la prendo con l'arresto di contorno, quindi giorni prima, 10, 7, 8, perché questo è il periodo. Prima, il fatto di Palazzolo, credo fosse pure in quel contesto, quindi ancora non era stato arrestato contorno, perché eravamo presenti nel Baglio Pepitone proprio per la ricerca o aggiornarci su questa vicenda. Quindi con i tempi Palazzolo è stato ucciso prima dell'arresto di Salvatore Contorno, se non ricordo male. Sì. Bene. Senta, della vicenda di Contorno lei parlò con Salvatore Riina? No, ripeto, io già presi in corso d'opera questa vicenda, quindi capitò forse qualche battuta, ma nulla di particolare che io mi ricordi. Le faccio una domanda precisa. Avete mai commentato, parlato con Salvatore Riina di accuse nei confronti del dottor Falcone a proposito della presenza di Contorno in Sicilia? Ma erano chiacchiere che venivano fuori, nel senso che si diceva, ma le prende per quelle che valgono, che era stato mandato Contorno da Falcone, dal dottor Di Gennaro e di qualche altro per uccidere soggetti, ma ripeto, erano voci. E queste erano le voci che sono uscite pure sui giornali. Sì, ma io le ho chiesto se lei ne ha parlato con Riina di questo. Credo di sì, però ripeto, non ho un ricordo specifico, credo di sì. Le faccio un'altra domanda specifica. Lei con Riina ha mai parlato di un magistrato che si chiama Di Pisa? Sì, esatto, sì. Lui è andato a punto, mi ebbe a dire in base a certi argomenti, dice, se parlasse di Pisa o collaborasse di Pisa, una cosa del genere, secondo lui sarebbero venute un sacco di problematiche all'interno della procura di Palermo. Quindi Riina auspicava dichiarazioni di Di Pisa? Perfettamente, per quello che stava avvenendo in procura in quel momento. In relazione alla vicenda Contorno? Esattamente. Ecco, un'altra domanda, signor. Questo perché chiedo scusa. Prego. Che vuol dire che lui aveva notizie, non so se dirette, ma il 99% indirette, da persone a lui fidate, provenienti dalla procura. E lui, Riina. Riina, sì, Riina Salvatore. Sì. E precisazione, e cioè, anzi, una domanda. Nel periodo successivo al attentato al dottor Falcone alla Daura, le capitò di parlare con altri appartenenti a Cosa Nostra di dichiarazioni rese alla stampa dal dottor Falcone, quando il dottor Falcone parlò di menti raffinatissime dietro l'attentato? Non mi ricordo in questo momento, avvocato, veramente stamattina sono un po' così, no, non mi ricordo, può essere che l'abbia fatto. Se mi dà un dettaglio io gli rispondo subito, un aiutino. Parlò mai con uomini di Cosa Nostra del dottor Bruno Contrada? Mm,
non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Che sì, di Bruno Contrà, no, no, quello era del dottor La Barbera, che non si doveva uccisa perché faceva lo sceriffo, ma erano commenti così molto quasi da bar. Fatti con chi? Con Rino, con altri soggetti esponenti di Cosa Nostra. Che poi il giro era sempre quello, se non era con Biondino era con Raffaele Ganci o con Sabuccio Madonia o con Rina stesso. Lei prima ha parlato, esattamente, ripeto le sue parole, del complotto Puccio. Complotto Puccio sarebbe che alcuni appartenenti a Cosa Nostra, da cui Puccio Vincenzo, che ne capeggiava questo progetto, chiamiamolo progetto, c'era il fratello di me, Agostino Marino Mannoia, e altri, sì, che volevano, secondo quello che gli veniva a conoscenza, volevano attentare alla vita di Salvatore Rina e di tutti quelli a lui vicino. E furono prese determinazioni per in contrasto con la volontà di Vincenzo Puccio, con l'attività programmata da Puccio? Sì, poi si è ricostruito un po' quali erano i suoi legami, i suoi contatti, i suoi, fra virgolette, complici, e sono stati quasi tutti eliminati uno dietro l'altro. Ecco. Si è scoperto pure chi aveva commesso l'omicidio di Abate o Abbanese, un uomo d'onore di Bagheria che aveva con la conceria di pelle, sì, che quel giorno è andato a prendere a Bernardo Provenzano, quindi Provenzano si era scampata per qualche secondo, qualche minuto, sì, e questi sono i commenti. Ho capito. Chi si è occupato di eliminare Vincenzo Puccio e gli uomini che insieme a lui erano attivi, diciamo, contro Salvatore Rina? All'interno del carcere, ormai la storia è nota, sì, è stato Giuseppe Marchese, anche se poi è stato il fratello, la storia giudiziariamente, sì, si conosce. Sì. Invece dall'esterno c'eravamo tutti, quasi quei 3, 4, 5 mandamenti, e poi sull'esecutività, specificamente in occasione dell'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, commesso ai Rotoli, al cimitero, credo ci fosse al cimitero dei Rotoli, tra tutti questi c'era Sabuccio Madonia, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anselmo, non mi ricordo, comunque questi erano quelli che hanno partecipato materialmente al fatto. Sì. E c'erano pure tanti altri di appoggio, tra cui pure io. Lei prima ha fatto il nome di Agostino Marino Mannoia. Sì. Fu ucciso anche lui? No, grazie a Dio ancora vivo, il fratello sì. Agostino, io ho detto Agostino Marino Mannoia. Ah, sì, chiedo scusa. Lei aveva fatto il nome di Agostino, non del fratello. Sì, credo che fosse scomparso, ma credo abbia scomparso come l'uva bianca, se non ricordo male. Ma la domanda è, lei sa se venne ucciso? Ucciso o scomparso, non mi ricordo se fu ucciso ma o scomparso, nel senso con la lupara bianca. Credo che abbia con il sistema della lupara bianca, non vorrei sbagliare. Sì, e allora l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia rientra nello stesso quadro dell'uccisione di Vincenzo Puccio e degli altri? Non ha nulla a che vedere con l'arresto, cioè la presenza di Contorno, questo, perché in quel momento le cose erano vicine, sì, e quindi non si sapeva la matrice, quindi erano due cose diverse. Sì, ho capito che erano due cose diverse. Io non le ho parlato più di Contorno, le ho chiesto se l'omicidio di Agostino Marino, l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia era collegata a quella di Puccio e degli altri partecipi al complotto Puccio. Sì. Sì, siccome poco fa io rispondevo, sì, ho capito. L'ho capito. Quindi sì, carissimo. Senta, lei ha mai conosciuto Armando Bonanno?
Non ho capito, scusi. Lei ha mai conosciuto Armando Bonanno? Sì, ho conosciuto come il periodo della latitanza in cui è stato ospite a San Giuseppe Ata assieme al padre Francesco. L'ho conosciuto avendo commesso un omicidio assieme, uno, sì. Due. Lei ha saputo, Armando Bonanno è vivo? No, so che è stato eliminato col sistema della Lupara Bianca. Lei sa da chi? Dagli organi di stampa, perché se non ricordo, non dagli organi di stampa, saputo che è stato per opera di Rina, però materialmente chi l'ha commesso non lo so. No, no, naturalmente, signor Brusca, intendiamoci, quando io le chiedo se lei sa, non le chiedo notizie di stampa, le chiedo se lei ha saputo dentro sì, Cosa sì, Nostra. Sì, è scomparso, sì, è scomparso. Sì, non sa chi... nel, diciamo, operativamente si occupò della sua eliminazione? No. Sa se è mai stato latitante nel territorio del mandamento di Resuttana? Chi? Armando Bonanno. Sì, nella zona dell'Arenella. Esattamente. E lei sa chi sì. Era il proprietario o comunque il titolare del luogo in cui Armando Bonanno trascorreva la latitanza? No, non lo so chi era, però conosco il luogo. Lei lo conosce? Oggi. Sì, sì, lo ricordo benissimo. Perché lei c'è stato? In linea di massima posso pure indicarlo. È sulla strada che va all'Arenella, a un dato punto si gira a sinistra e c'erano tutti un sacco di orti. E c'era una baracca, non so se c'è ancora, è smontato, non lo so, che si entrava, diciamo, partendo dalla Villa Egea, andando verso Mondello, a un dato punto si gira a sinistra, c'è un vico, si gira a sinistra, poi un'altra volta a sinistra e si arriva in questo posto. Ho capito. Quindi era un posto, diciamo, collegato a un terreno, a un orto? Sì, sì, una casa con una baracca, un po' di baroccata, ma era utile per gli incontri tra uomini di Cosa. Ho capito. Nostra. Senta, lei sa che rapporti ci fossero fra Armando Bonanno e Vincenzo Puccio? Ma i rapporti personali, che io sappia, normali. Non conosco se c'erano racconti personali, c'erano rapporti personali. E lei... Però quando fu... Sì, chieda. Lei conosce quello che ho detto, sì. Lei conosce i motivi per cui fu ucciso, fu eliminato, fu vittima di Lupara Bianca Armando Bonanno? Ma generiche, non sono sceso mai nei dettagli, che a quanto pare o che voleva vendicare la morte di Gaetano Carollo o che c'era qualche altra cosa, non so per quale motivo. Comunque delle esternazioni che non piacevano a Totorrina. Ho capito. E Armando Bonanno di quale famiglia faceva parte di Cosa Nostra? Guardi, pur avendo un buon rapporto, sapevo che era dal mandamento di Resuttana ed erano buoni rapporti con i Madonia. Sinceramente non so se era dell'Arenello o della... non gliel'ho mai chiesto per la verità. Comunque del mandamento di Resuttana? Sì, sì. Ecco, lei ha fatto il riferimento alla uccisione di Gaetano Carollo, quale possibile sì. Ragione anche dell'uccisione di Armando Bonanno. Gaetano Carollo sì. Aveva un ruolo in Cosa Nostra, in quale famiglia, in quale mandamento? Mandamento di Resuttana, non so se era anche lui dell'Arenello, sinceramente non lo so, però so che era molto amico. Era collaborava in stretta collaborazione con i Madonia. E però lei dice fu ucciso. Fu ucciso sì, per volontà di chi? Da parte di Rina, anche qui non è stato il periodo in cui Rina mi teneva un po' all'oscuro di tutto. E riesce più o meno a ricordare l'anno? L'uccisione di Gaetano Carollo? Sì. Se non ricordo mai, nell'86. Ecco, e a questo punto le chiedo, sia Armando Bonanno sia Gaetano Carollo sono due persone che lei indica come eliminate
per volontà di Totò Riina ed entrambi appartenenti al mandamento di Resuttana. Nell'eliminazione di Armando Bonanno e di Gaetano Carollo, la posizione dei Madonia, cioè di coloro che reggevano il mandamento, qual è stata? Non le so dire, però da notizie però molto labili, che Antonino Madonia non accettò di buon grado, però diciamo ha fatto cattivo e non mi viene la bella battuta. Comunque non accettò di buon grado la situazione, ripeto, però siccome io queste notizie erano tutte notizie così molto molto labili, non conosco i dettagli, sia la motivazione vera e sia la reazione di Antonio Madonia. So che non l'ha presa bene. Lei con Nino Madonia ne ha mai parlato? No. Né con Nino, né con Salvuccio, né con nessuno. Ho capito. Senta, lei ha mai saputo dell'omicidio di un tale Matteo Corona? No. Può essere sì, ma che mi ricordo no. Conclusivamente su questo punto, oltre a Vincenzo Puccio e al fratello, conosce i nomi degli altri soggetti uccisi in quanto partecipi con Puccio del complotto? Sì, 3-4 soggetti a Bagheria di nome scaduto, di cui uno l'ho commesso io, un tale scaduto che doveva essere un avvocato o si stava, era avvocato o si stava laureando, non mi ricordo, comunque già c'è pure un processo in merito, e tanti altri, credo 4, 5, 6, 7 persone sono state uccise, in particolar modo sul Bagherese. In particolar modo sul Bagherese. Lei sa se Vincenzo Puccio ha mai per qualche periodo vissuto a Bagheria? Sì, Vincenzo Puccio, tra Ciaculli, Bagheria, quello è un territorio diciamo molto vicino a quello di Ciaculli, anche se le sue origini erano, se non ricordo male, dell'Acqua Santa o dell'Arenella, comunque di quel territorio. Va bene. Senta, lei ha mai avuto notizie di un tale Alberto Volo, titolare di una scuola privata a Palermo? Alberto? Volo, titolare di una scuola privata a Palermo. Non mi ricordo in questo momento, credo di no. Senta, una precisazione, lei ha già fatto i nomi, oltre che De Madonia, anche di Giacomo Giuseppe Gambino. Le vorrei chiedere in particolare, in dettaglio, se lei sa quale fosse la dinamica, il tenore dei rapporti fra Nino Madonia e Giacomo Giuseppe Gambino. Diciamo che erano ottimi, ma c'era molto conflitto fra i due. In che senso? Di territorio, di gelosia territoriale. Il Gambino era totalmente d'accordo con Totò Riina, erano, come si dice, secchi alla corda. Invece con Antonino Madonia ogni tanto c'era qualche cosa che non andava, tipo il fatto che hanno combinato il fratello senza chiederglielo, il cognato, non il fratello, il cognato Giovanni Pilo, e altri problemi economici. C'erano tante piccole beghe che non consentivano di avere un rapporto lineare. A proposito del cognato, lei ha detto che era stato riservatamente affiliato da Nino Madonia.
Sì. Ma c'era stato il consenso di Gambino preventivo? No, non glielo dovevano. Il motivo forse è proprio questo, che non glielo non dovevano chiederlo, lo potevano fare per rispetto, ma siccome un soggetto della loro, del loro territorio, potevano fare quello che volevano sotto questo aspetto. Senta. Chiedo perché uno dei motivi poi chiedo era perché il Gambino non voleva, non c'ha bisogno di affiliare a cognato, quindi l'hanno interpretato come una sorta di. Ma questo è un, questa è una sua deduzione o è un fatto che ha saputo? No, un pochettino le lamentere, ripeto, nei dettagli non li conosco, ma erano come si dice, quelle piccole lamentere che poi uno si fa una sua deduzione, no, io i dettagli non li conosco. Va bene, Presidente, per quanto il verbale è in atti, però ritengo opportuno fare la contestazione per dare la possibilità al signor Brusca di chiarire o di spiegare in modo che sia a me comprensibile. Alla pagina 69 del verbale del 22 giugno, giugno del 2017, allora, partiamo dal. Sì, partiamo dall'inizio. In questo verbale lei ha raccontato quello che ha raccontato anche oggi a proposito delle lamentele di Riina su Nino Madonia nell'occasione in cui dovevate festeggiare la strage di Capaci. Ha presente sì. L'episodio? Sì. Bene. Lei in quell'occasione disse esattamente: si sfogò per dire se mi avesse dato retta o mi avrebbe dato un po' di ascolto, scagliandosi contro Antonino Madonia alla presenza di Totò Riina. Cioè non era una cosa. Sì. E questo non è in contrasto con quello, esattamente quello che lei ha detto, parlando delle parole di Salvatore Biondino. E qui prosegue. Perché un passo indietro Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda, andavano d'accordo. Qui, quindi, per quello che riesco a capire io, lei sostanzialmente dice che Nino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino andavano particolarmente d'accordo e Salvatore Biondino fa questa affermazione mentre loro due sono un passo più indietro. Addirittura dice sono il secchio e la corda, cioè stanno sempre insieme. Ha perfettamente ragione, ma c'è un problema. Che in quel momento Giuseppe Giacomino non era presente e il mandamento era detto da Biondino. È Biondino che si lamenta dell'esecutività, non a Giuseppe Giacomino perché è arrestato. Giusto, e qua è una precisazione opportuna, quindi un passo indietro evidentemente era solo, non era in senso reale, ma era in senso figurato, perché anche Nino Madonia in quel momento era in carcere. Però qua dice Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda. Sì, ne confermo nel senso che, aspetti, mi chiarisco. Quando si dovevano commettere degli omicidi erano il secchio e la corda, non c'erano cose che non facevano assieme. Poi c'erano le sfumature di natura comportamentale che non sempre erano d'accordo. Io quando riferisco sul fatto esecutivo, i due erano sempre assieme. Poi c'erano le sfumature all'interno dei commenti, di valutazione, quello è un altro aspetto. Con riguardo alla strage dell'attentato alla Daura, non è Giuseppe Giacomino che si lamenta, ma è Biondino che si sente, fra virgolette, messo da parte.
Bene, e lei ha mai appreso di doglianze e di lamentele di Giacomo Giuseppe Gambino sulla Daura? O solo da Salvatore Biondino le ha apprese? No, da Biondino, perché Giuseppe Giacomino è stato arrestato e poi ha finito questa carcere, diciamo, piccandosi, sì, suicidandosi. In epoca successiva. E ricorda quando venne arrestato Gambino? Ma credo 84, 85, non mi ricordo con precisione. Va bene. Per quel che è a sua conoscenza, all'interno del mandamento di Resuttana, chi erano le persone più vicine in assoluto a Nino Madonia? I Galatolo e in particolar modo Vincenzo. Va bene. C'è una cosa che volevo che lei precisasse. Lei ha detto: il mio maestro è stato Nino Madonia in prosecuzione rispetto a Bagarella, dopo l'arresto di Bagarella. Ma il suo rapporto con Nino Madonia, com'è che nasce questo rapporto particolarmente vicino fra due persone di mandamenti diversi? Nasce dalla frequentazione di mio padre con Salvatore Rina e poi piano piano con anche quello personale. E il mio maestro d'arte, nel senso che commettevo tutti i reati commessi, tranne quando lui non era presente o io non ero presente all'estamento, quasi in tutti i casi, quelli che riguardavano l'interesse generale di Cosa Nostra, eravamo sempre presenti. Ma questo vuol dire che nei casi che riguardavano gli interessi generali di Cosa Nostra interveniva sempre Nino Madonia? Quasi, quando lui era presente, quasi sempre, ma c'erano volte che lui non partecipava, figuriamoci. Cioè, se lui era in stato di libertà, ai delitti più importanti lui partecipava sempre e comunque? Totale, voleva essere sempre il primo. Senta, il mandamento di Resuttana quando nasce come mandamento? Che io sappia fu in occasione dell'82, quando ci fu la riformulazione dei mandamenti. C'era stata l'eliminazione di qualche capo mafia? Sì, c'è stata l'eliminazione di Salvatore. Forse Rosario. Aspetti, io lo dico, non mi viene il nome in questo momento. Salvatore Cobono, Scaglione, Salvatore Scaglione, sì. Che anche se non mi ricordo se è capo famiglia o capo mandamento. Ecco. Lei, non le chiedo di entrare in dettaglio perché sarebbe troppo lunga, lei ebbe conoscenza della uccisione di Rosario Riccobono? Sì, ho partecipato in prima persona. Bene, e dove avvenne? Incontrata da Musi. Quindi nel suo territorio? Sì. Ecco, in contemporanea a Palermo vennero commessi altri delitti? In contemporanea, sì, alla uccisione di Rosario Riccobono a San Giuseppe Iato? Sì, quel giorno, dopo aver commesso l'omicidio di Sario Riccobono, ormai accertato giudiziariamente, io mi sono recato in una villa vicina, incontrata signora, dove c'era il telefono. Ho chiamato all'officina di Cammicchia, dove c'era già d'accordo Antonio Madonia ad aspettarmi. Appena gli ho detto che qua era tutto a posto, diciamo, avevamo parole convenzionati, lui ha dato esecuzione, poi tutti i resti sono stati uccisi in quel territorio, in quel mandamento, altri 4, 5, 6, 7 persone, non lo so, non mi ricordo. E quindi di questa attività a Palermo si è occupato Nino Madonia? Madonia è per la sua parte, poi c'è stata l'altra parte della serata degli omicidi a danno di Michalizzi, che c'è stato lui, quelli della Noce, Raffaele Ganci, Ganceme, quel gruppo palermitano, diciamo, che di solito collaborava assieme. Va bene. Senta, Villa Grazia di Carini, di quale famiglia e di quale mandamento il territorio faceva parte? San Lorenzo. E
Lei sa, ha mai saputo se qualcuno dei Madonia o dei di Trapani ha vissuto in qualche periodo in quel territorio? Sì, loro ci avevano, loro abitavano il confine Cinisi, dove loro ci avevano delle Cinisi, delle Rasine, ci avevano delle proprietà, in particolar modo di Trapani, ci avevano pure, non so se Vielo, terreno, a Marina Longa. Ed erano utilizzati sì, anche dai Madonia? Che io sappia sì. Quindi non era una loro base di riferimento? Chiedo scusa, non ho capito. Era una loro base di riferimento? No, se fosse come abitazione estiva, non credo come... no, non ne conosco come base di riferimento operativa di Madonia. No, non la conosco. Quindi come ci sia, ma io non la conosco. Come dimora, quindi? Come luogo dove esatto, andare? Sì. Sì. A stare? Senta, in un verbale di interrogatorio che è stato acquisito, a proposito delle relazioni importanti di Nino Madonia, lei ha fatto riferimento a uno zio medico. Vale, avvocato, sì. Dovrebbe essere sempre il 22 giugno del 2007, solo che non c'è il nome. Le chiedo, sa indicare il nome di questa persona? Non so se fosse zio materno o paterno, non credo paterno, però non sono sicuro. E il nome, diceva l'avvocato, lo sa indicare? Non so, è un parente, un parente di Madonia Antonino, credo che si chiamasse Madonia, però non ho escluso che fosse un di Trapani. Va bene. Senta, lei un uomo d'onore che si chiama o si chiamava Lentini a Castellammare, l'ha mai conosciuto? Sì, voglio. Era un mio pupillo, fra virgolette. Ah. Un mio? Un preferito, una persona di mia affidabilità, un pupillo, chiamiamolo così, per capirci. Ho capito. Lei sa se suo fratello Vincenzo Salvatore lo ha conosciuto? Sì. Nel periodo con cui io ero latitante a Castellammare. Non mi ricordo in dettaglio, ma credo che l'abbia conosciuto una volta, due volte, non lo so dire, non me lo ricordo. E qual è il periodo? Dal 92 al 94, forse pure prima qualche volta, ma in particolar modo 92 al 94, perché poi per intenderci è stato... Per intenderci, il periodo dell'omicidio Milazzo e della compagna di Milazzo è quello? Il prete è quello, però lui non ha partecipato. No, non dicevo sì, se Lentini sì, aveva... Sì, periodo 92-94. Va bene. Lei a un certo punto, quando ha spiegato una certa diffidenza o fastidio di Riina nei confronti di Nino Madonia, ha fatto riferimento ad aggiustamento di processi. Ho capito bene? Sì. Processi, può spiegare che cosa vuol dire? Cioè, in dettaglio, che cosa è? O aggiustare processi in merito di pene giudiziarie, di condanne, in particolar modo quelli previsti dall'ergastolo, o con misure prevenzioni, tipo in particolar modo c'è un episodio che riguarda Giovanni Pilo che aveva trovato un canale, quindi tutto quello che era giudiziario e si poteva intervenire di qualunque natura si faceva. Ma la ragione del fastidio per Salvatore Riina qual era? Che se lo teneva per i fatti suoi e non lo metteva a disposizione di tutta l'organizzazione. Ah, cioè Nino Madonia aveva relazioni istituzionali che teneva riservate per sé? Esatto, per non bruciarlo, fra virgolette. Per non bruciarle? Sa se queste relazioni esterne di Nino Madonia tenute riservate facevano riferimento anche a servizi segreti e polizia di Stato?
non lo escludo, gli ho detto, aveva del Rina, traspariva con mezza parola, con gli umori, che bisogna poi entrare in quel sistema per capire. Lo capisco. Che non gli piaceva il comportamento di Antonino Madonia, se erano poi istituzionali, cioè per motivi di ragione istituzionale, con il servizio, quant'altro, questo non glielo so dire. E a lui ha cambiato fino a un certo punto, fino all'81-82, dopodiché non so che è successo, ma ha cambiato umore nei confronti di Antonino Madonia. E però lei conosce qualche ragione per cui, nonostante abbia cambiato umore, non ha mai, diciamo, preso decisioni conseguenti? Rina, no, nei confronti di Nino Madonia? Guardi, secondo me, se Tonino Madonia non fosse stato arrestato e Rina non fosse arrestata e via dicendo, io credo che Antonino Madonia non avrebbe fatto una buona fine. Su iniziativa? Su... Un atto particolare per far capire alla Corte. Prego. Nell'79-80 c'era... che c'è per un fatto processuale, c'era la volontà di Luca Bagarella vadere dal carcere. Sì. A un certo punto arriva questa notizia, non mi ricordo da chi, che già c'era il piano pronto con la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria, che doveva evadere. Il piano poi è fallito, però a questo piano, quando mi è arrivata la notizia, io avverto Rina mi dice che la Rina, cioè questa notizia la so io perché la porta a Raffaele Ganci, non mi ricordo chi me la dà, o il fratello di Vincenzo Milazzo che erano assieme, quindi Sebastiano Milazzo mi porta la notizia che tutto era pronto, quindi io ho necessità di avere appoggio sul territorio e anche perché si parlava di due o tre soggetti che dovevano evadere. E io vado da Antonino Madonia e in quell'occasione Antonino Madonia ebbe a dire: ma tutte le rogne a me mi capitano. E io questa cosa sinceramente sono rimasto un po' strano, gliel'ho raccontato Antonino a Rina Salvatore e sì, dice Nino va cercando solo quello che gli interessa a lui, battute non belle, ecco, per dirgli. Ho capito. E c'è qualche ragione di fatto per cui lei arrivò a pensare che se non fosse stato ucciso Nino Madonia sarebbe stato arrestato e non invece poteva succedere il contrario, e cioè che veniva ucciso Salvatore Rina? Ma su questo Rina purtroppo era abilissimo, non dava mai al suo presunto avversario di poter arrivare a lui. Quando riusciva a percepire qualche cosa che non andava, da quel momento in poi lui adottava il sistema che non ti, adottava il sistema nel senso nei confronti anche degli altri di non aiutarlo quando sbagliava, ma di lasciarlo camminare. Più sbagliava, in maniera che poi lui si giustificava agli occhi degli altri: l'abbiamo ucciso per questo, però non faceva mai nulla, un richiamo, un chiarimento. Aspettava di avere la giustificazione formale, precisamente. E Nino Madonia non aveva questo tipo di atteggiamento? No, per niente. Ho capito. Senta, a proposito della capacità dei Madonia, di Nino Madonia in particolare, di avere notizie, lei ha mai saputo qualcosa sulla morte presso la questura di Palermo di un tale Marino? No. Più di quello che si sa normalmente, dettagli non ne conosco perché ripeto, quel periodo erano altri soggetti che curavano questi rapporti. Notizie che aveva Giuseppe Grigo Scarpa o Madonia, erano notizie che avevano loro in quel momento, non le conosco. Poi conosco un po' quello che è la stampa. No, io non voglio sapere notizie di stampa, ma no, di quello che è avvenuto dopo, non conosco, è all'interno. Le fonti di Antonino Madonia o di altri che passano notizie istituzionali a questi soggetti, non ma li conosco. Antonino Madonia ne ha avute notizie sulla morte di Marino? Ripeto, non lo so, può essere sì, può essere no. Li poteva avere lui o li poteva avere Giuseppe Grigo Scarpa, che erano nella stessa barca. Lei ricorda quando fu ucciso Giuseppe Grigo Scarpa?
ucciso, fatto scomparire. Fatto scomparire, sì. 84, 85, non mi ricordo, su per giù quella data. Presidente, il verbale è in atti ed è sempre lo stesso 22 giugno 2007. Leggo a formale contestazione in modo da consentire al signor Brusca di dare una spiegazione. Leggo per intero a partire dalla parte finale di pagina 18. Signor Brusca, lei in quell'occasione disse così, che Madonia aveva delle relazioni importanti con altri soggetti, questo non glielo so dire, che aveva informazioni da parte di qualche tra virgolette poliziotto o qualche cosa, perché lui aveva notizie. Domanda del PM, come sa che aveva notizie? Lei risponde, perché lui sapeva quando era, no, lui il fratello, quando era pedinato, movimenti. PM, come, lei come lo sa che loro sapevano? Brusca, me lo dicevano. PM, cosa le dicevano? Cosa le dicevano? E lei risponde, in base alle notizie all'interno. Per esempio, quando fu il fatto di Marino, loro avevano notizie ben precise. Che avevano ricevuto notizie all'interno di quello che è successo della questura, però non so se Giuseppe Madonia, Antonino Madonia o Giuseppe Checco Scappa in quel momento erano tutte e due assieme a Giuseppe Giacomo Gambino che collaboravano, però avevano delle notizie ben precise che venivano dalla questura. Sì, mi ascolti. Lei ha già detto che Giuseppe Checco Scappa scompare fra l'84 e l'85. Giuseppe Madonia, sì. Fratello di Nino Madonia, lei sa quando venne arrestato? Giuseppe Madonia venne arrestato in occasione dell'omicidio del capitano Basile. Esatto. Poi c'è stato un entra-esce, non me le ricordi dalle date. E poi, definitivamente? Credo lui era soggiorno a Roma, credo nel 92-93. Nell'85? Non ricordo, avvocato. Sì, nell'85, lei... Prima, su domanda del pubblico ministero, ha detto di fatto chi comandava il mandamento di Resuttana, anche quando era libero Francesco Madonia, era Nino Madonia. Nell'85 era questa la situazione? Cioè comandava Nino Madonia il mandamento di Resuttana? Guardi, quando lui era lì, se non era in carcere, era lui. Quindi in tutti i periodi in cui Nino Madonia è stato in libertà, era lui che dirigeva il mandamento, è questo? Precisamente. Va bene. Senta, lei ha fatto ha dato un dettaglio a proposito del modo in cui Nino Madonia, si decise a utilizzare il metodo dell'autobomba per alcuni attentati. Ha presente? Sì, la sento, alla domanda? Ha presente questa circostanza. Lei prima ha detto, ha fatto riferimento a un attentato a Cirillo a Roma. Ho capito bene? Sì. Bene. Può spiegare come lei ha saputo e che cosa ha saputo di come Nino Madonia, a seguito di questo attentato... sì, ho detto Cirillo, lapsus freudiano, Casillo... a proposito del fatto che Nino Madonia si decide a utilizzare quella modalità. E allora, non mi ripeto, ora sono tanti anni che questo fatto... lo so. No, perché avvocato, io cerco, ormai ne conosco, cerco di rispondere finché posso e dove certo. Posso. Non mi ricordo come è venuto fuori di come mai l'iniziativa di usare l'autobomba a Palermo. È da Cosa Nostra, anche se già era stato fatto ai tempi a Catania contro Calderone. Un tentativo non eseguito. Esatto. Però
l'iniziativa fu che Antonino Madonia, l'iniziativa di cominciare a usare l'autobomba è stata sua, con l'esperienza di Cirillo. Antonino Madonia è venuto a Roma, questo Cirillo ha origine, se lo ricordo male, origine napoletana, e Antonino Madonia era uno di quelli che era sempre a Napoli con gli uomini d'onore di Napoli, quindi conosceva pure quell'ambiente. Ecco, io non avevo voluto fare la domanda, diciamo, suggestiva, ma quindi Nino Madonia aveva cognizione precisa, conoscenza precisa di come era stato fatto quell'attentato? Precisamente, siccome l'ambiente era napoletano e conoscendo la famiglia di Marano in Nuvoletta e l'altri, quindi sicuramente lui avrei preso informazioni dirette, non so se come, quando, però l'ha preso lui direttamente dai napoletani, quindi gli hanno spiegato come funzionava, come si doveva commettere, quindi ho non capito. So poi se si è fatto presentare l'attentatore, se l'ha fatto spiegare, questo non glielo so dire. So che l'iniziativa di cominciare a usare l'autobombe contro i cosiddetti omicidi eccellenti è stata sua, preveniente da questa ideazione. Ecco, lei sa chi dei napoletani? Ha fatto riferimento a napoletani? Sì, dalla famiglia di Marano, in particolar modo in Nuvoletta, Angelo Nuvoletta. Lui era molto amico di Pasquale Licciardi, anche questo lui poi ucciso, che so anche raccontatomi da Nicola di Trapani, che Antonino Madonia non la prese bene anche questo fatto, che erano molti amici. Quando ho detto lui era molto amico di Pasquale Licciardi e prima aveva detto di Nuvoletta, lui Licciardo chi è? Riccardi, non mi ricordo come si chiama. Come? Riccardo Licciardi. No. Lei ha detto lui chi è? Antonino Madonia. Lo so, però siccome aveva usato quel termine. Sì, va bene. Nell'occasione in cui lei, diciamo, apprende queste notizie e si parla dell'attentato a Roma con l'autobomba, si parlò della partecipazione di esponenti dei servizi segreti nella realizzazione di quell'attentato? No, si parlò dell'iniziativa, come mai è stata usata l'autobomba e del carattere di Antonino Madonia, come, per quale motivo, questo non lo so. Va bene. Andiamo ai suoi rapporti con Santo Sottile e la moglie Maria Concetta D'Alessandro. I suoi rapporti con queste due persone sono precedenti, a quando risalgono? Facciamo così. L'avvocato, io con Sottile siamo paesani. Sì, sì, lo so, però glielo devo chiedere. Sì, la frequentazione, man mano che andavamo crescendo, il rapporto andava sempre crescendo sul lato personale, che su fatti di Cosa Nostra. Cosa Nostra quasi niente, tranne che non mi ha aiutato nella latitanza. Sì, per intenderci, all'epoca dell'attentato, dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone, lei già conosceva Santo Sottile e la moglie? Sì, sì, conoscevo sia voglia. E aveva rapporti di frequentazione? Sì, io spesso andavo. Quella casa per me era un diversivo per staccarmi addirittura dagli problemi di Cosa Nostra. Quando ero stanco, stressato, me andavo da lì, mangiavamo assieme, cenavamo, scherzavamo. Ho capito. L'ho frequentato da sempre, non si figuri. Sì. Senta, avvocato, concludo un argomento e poi abbiamo bisogno di qualche minuto di sospensione. Sì. Allora, concludo un argomento. Concludo sull'attentato al brigadiere Tommasone e poi sì, una sola precisazione su questa questione dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone. Lei forse già l'ha detto, le chiedo, lei sa chi materialmente seguì quell'attentato? Guardi, quell'attentato avvenne nel periodo in cui io ero soggiornato a Linosa. Sì. Credo che al 99% l'abbia seguito Baldassare Di Maggio,
ma sono stato lui e poi è stato qualche altro. Comunque è stato sotto la reggenza di Di Maggio, giusto? Sì, sì, ma non da, anche materialmente secondo me è stato lui. Ho capito. E la ragione è quella che ha riferito prima, su cui le ha chiesto il pubblico ministero, cioè che il brigadiere Tommasone cercava latitanti, ma... Esatto, a meno che questo che mi fu specificato, spiego. Se io ero in paese, Santo Sottile mi avrebbe informato a me, io non c'ero e ho informato a Baldassi, immagino che avevano quasi gli stessi rapporti, ecco. Io ero un po', fra virgolette, più stretto. Quindi Santo Sottile aveva informato Balduccio Di Maggio? Esatto. Va bene, Presidente. Allora, un quarto grazie. D'ora di sospensione. Siamo tutti, riprendiamo l'udienza. No, manca l'avvocato Scozzola. Possiamo vedere se qualcuno dei colleghi presenti in aula può chiamare l'avvocato Scozzola e l'avvocato Riggi. Comunque, scusa, in questi casi... Anche Vincenzo Terranova c'ha una tosse terribile. Infatti gli ho detto Piego un attimo. L'avvocato Scozzola c'è. L'avvocato Riggi? Ecco l'avvocato Riggi. Allora, adesso siamo tutti, controlliamo, verifichiamo se è attivo il videocollegamento col detenuto collegato, l'imputato collegato a distanza, col Scotto. Eccoci qua. Sì, signor giudice, siamo collegati. Perfetto, buongiorno. Ci vedete, ci sentite sempre? Vedete e sentite pure l'aula, diciamo, della località remota dove è presente il dichiarante? Sì, noi sentiamo e vediamo, si dà il collegamento. Sentite e vedete. Ok, allora... Andiamo allora presso l'aula, diciamo, del sito remoto, dove è presente, dovrebbe essere sempre presente Brusca Giovanni. Signor Brusca, c'è? Sì, sono presente, sono qua. Buongiorno. Il cancelliere è sempre presente? Sì, signor Presidente, siamo qua. Buongiorno. Allora, sempre ovviamente, ma insomma lo ribadisco, ma è pressoché inutile, è il cancelliere che dovrà verificare e fare in modo che il dichiarante sia sempre nelle condizioni di libertà e senza nessun condizionamento esterno, ma questo insomma me lo insegnate voi. E quindi possiamo riprendere da dove avevamo interrotto. Avvocato Repici, prego. Grazie Presidente. Avvocato Repici, chiuso con il brigadiere Tommasone, due precisazioni, signor Brusca. La prima: lei ha fatto il nome oggi, su domanda del PM, di tale Vito Roberto Palazzolo quando parlava di gelosia di Riina nei confronti di Nino Madonia. Ho capito bene? Sì. Può spiegare meglio esattamente di che si tratta? Della gestione di Vito Roberto Palazzolo, che notoriamente era il principale mediatore per quegli anni del traffico di droga e l'eroina nella specie. E può spiegare che cosa intende quando ha detto che Riina aveva gelosia? Nel senso che siccome erano, non so, amici, come frequentarli, cioè, lo frequentava più lui, se lo teneva bello stretto. Tipo viaggi in Germania, perché lui gli dava la copertura lavorativa per eventuali processi. Diciamo che quasi se lo curava personalmente, lì e Riina, non so quale elemento ulteriore avesse, questa, diciamo, questa vicinanza la mal digeriva. E quando dice lui se lo curava personalmente... Riina Salvatore. No, Riina Salvatore era, immagino, la persona gelosa. Esatto. E lui che si curava personalmente Vito Roberto Palazzolo era? Antonino Madonia. Va che bene. Che intratteneva rapporti con Antonino Madonia, diciamo più stretti, più frequenti, che Antonino Madonia e Riina Salvatore non molto apprezzava. Ho capito. E in questa attività di narcotraffico di Vito Roberto Palazzolo si tratta di attività limitata al territorio nazionale o anche internazionale? Il traffico era internazionale, perché la droga arrivava ai paesi dell'est, passava per l'Italia e poi andava a finire negli Stati Uniti in quel momento.
E lei ha mai saputo se Vito Roberto Palazzolo si occupava anche di gestione dei proventi di questi traffici? Si interessava sia, aveva creato l'anello di collegamento della fornitura della droga, sia si interessava spesso e volentieri, credo che sempre, a meno di quello che so io, del ritorno dei soldi in Italia. Sì, e quindi solo in Italia i soldi, o sa anche di collocazione di soldi all'estero? Non da di parte di Vito Roberto Palazzolo sempre? Di collocazione non ne so, lui è molto ricco, quindi non conosco le sue... Però del ritorno dei soldi in Italia, sì. E di dove era o di dov'è originario Vito Roberto Palazzolo? Credo di Terrasino o di Cinisi. E lei sa, ha detto della gelosia da parte di Riina, sa che posizione sì. aveva Bernardo Provenzano rispetto a questi rapporti di Nino Madonia con Vito Roberto Palazzolo? Ma Bernardo Provenzano aveva rapporti un po' come ce l'aveva Riina, però quello che Riina faceva trasparire è questa possessività da parte di Antonino Madonia con il Palazzolo, che poi come territorio, anche come amicizia, ora non conosco la loro origine della frequentazione, però Antonino Madonia lo frequentava perché gli aveva creato, diciamo, un posto di lavoro che gli permetteva di costruirsi gli alibi eventuali fatti di cronaca, come per esempio l'omicidio, la strage, il Tocco e Nici. Bernardo Provenzano non lo so, ma penso che mediasse tramite Riina Salvatore. Lei sa di dov'è la moglie di Bernardo Provenzano? Sì, credo di Terrasino di Cinese. Cioè dello stesso territorio di Vito Roberto Palazzolo? Sì. E sa se i fratelli della moglie di Bernardo Provenzano sono uomini d'onore di quella zona? Sì, sono Paolo e uomo d'onore, credo che un altro cognato è stato ucciso. E senta, con Totò Riina le capitò mai di parlare della vicenda denominata Pizza Connection? Sì, ma per l'aspetto giudiziario. Credo che Pizza Connection, se non ricordo male, a Riina gli interessava poco e niente. E invece sa se a qualcuno interessava di più? Ma tipo... gli americani o qualche altro in Italia, ora non mi ricordo del processo preciso, comunque... Lei ha mai conosciuto... mi scusi, l'ho interrotta, concluda. La parte colonese non era stata colpita tantissimo. Sì, lei ha parlato della famiglia Galatolo. Sì. E ha detto che Vincenzo Galatolo era la persona più vicina in assoluto a Nino Madonia. Sì. Ha mai conosciuto parenti americani dei Galatolo? Sì, ho conosciuto un signore, che se fosse un cugino, che l'ho visto sia in Italia che a Miami. E sa se queste persone erano coinvolte nelle vicende di Pizza Connection? Che io sappia no, ma erano coinvolte in un'altra vicenda. E l'altra vicenda quale sarebbe? Dovrebbe essere Iron Tower, una cosa del genere, dove c'è il fatto dei 100 kg di il famoso sequestro, il sequestro della nave? Esattamente. Cioè la nave Big John? Esatto, sì. E almeno io che ricordo che dovrebbe essere così. Sì, e questa vicenda, diciamo per la parte di Cosa Nostra, lei chi sa fosse coinvolto? Ma la parte più coinvolta è Salvo Madonia, credo e basta, qualcuno dei Galatolo, e poi credo Roberto Naimo, se non ricordo male, o quella è un'altra vicenda. Comunque, al massimo, questi soggetti. E
E sa se era coinvolto Vito Roberto Palazzolo? Con questa vicenda no. No. Senta, io sappia no. A proposito dell'attentato alla Daura, con qualche persona di Cosa, qualche esponente di Cosa Nostra, lei ha mai parlato di una magistrata, donna magistrato svizzera, che si chiama Carla Del Ponte? Sì, 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 lo sapevo allora, l'ho saputo di recente, sì. No, 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 a me non interessano le eventuali notizie che può aver appreso da organi di informazione. Sì. Le chiedo se ne ha mai parlato con qualcuno dentro Cosa Nostra. No, no, non mi è mai capitato di commentare la presenza o l'attività della dottoressa Del Ponte. Va bene. E senta, poco fa ha fatto il nome di un tale Naimo, ho capito bene? Sì. Di nome? Non mi ricordo, comunque è un collaboratore di giustizia. È una persona giovane, anziana? Ma anziana, penso che non so se è più grande o piccola di me, comunque una persona anziana. Lei sa se aveva rapporti con qualcuno della famiglia Madonia? Attraverso i Galato, lui crede che fosse del mandamento di Resuttana, appartenesse anche se era in America, però la sua origine è di Resuttana. Ha mai saputo della sua presenza nella zona di Carini? Non lo so, ma penso di sì. Non lo so, io non lo so. No, no, se lei ne ha mai avuto notizia. No, non ne ho avuto mai notizia. Vabbè. Un'altra precisazione a proposito di Salvatore Riina, che sappiamo essere stato latitante fino al 15 gennaio 1993. E lei era in stato di libertà, seppure latitante. Lei ha avuto rapporti con Riina fino all'ultimo? Sì. Ecco, le chiedo, Riina, negli anni della sua latitanza, lei ha parlato della sua casa incontrata da Musi? Sì. È stato presente anche di passaggio a San Giuseppe Jato, anche in epoca successiva? Di passaggio in che senso? Senza essere stanziale in una abitazione. Lei di contrada da Musi ha detto aveva proprio la casa. Sì, nel senso non era in paese, ma era in una contrada di San Giuseppe Jato. Sì, a linea d'aria dal centro abitato un chilometro e mezzo, né due, non mi ricordo. Comunque... Ecco, allora, la domanda è specifica allora. Questa casa era di proprietà di Riina fino al 15 gennaio 93? No, credo che fu venduta prima. Lui non ci abitò più dall'86 in poi. E quando la vendette, lei lo sa? Se la casa l'ho fatta vendere io, credo nell'89, 90. Va bene. Senta, torniamo per la parte ulteriore ai suoi rapporti con Santo Sottile e la signora D'Alessandro. Le faccio prima una domanda. Lei ebbe notizia, e se sì, come, della avvenuto omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie? Non ho compreso la domanda, avvocato, sì. Mi scusi. Lei quando ha saputo della uccisione del poliziotto Agostino e della moglie? È come tutti noi, dai mezzi di informazione. E quindi però le chiedo, nell'immediatezza o molto tempo dopo? Dell'omicidio? Sì, sì. Nell'immediatezza, dai mezzi di informazione, che era stato ucciso un poliziotto, la moglie. Lei se lo ricorda quindi quando uscì la notizia dell'avvenuta uccisione del poliziotto e della moglie? Sì, me lo ricordo benissimo. Se ne è occupato la stampa abbastanza. Lo so, e però ho bisogno che lei lo dica. Sì, lo sto dicendo. In quel momento lei sapeva che Ida Castelluccio, moglie del poliziotto,
Agostino era la nipote di Maria Concetta d'Alessandro? No, l'ho saputo quando con Maria d'Alessandro mi ebbe a fare questa esternazione che quella era sua nipote. Io ho negato, se mai cosa posso fare? E lei, conoscendo il paese, meno male, sapevamo tutte di tutti. Se no, dice, ma perché è lei che c'entra? E dice, che ne so, Maria, ma che mi racconti? Io negavo a 360 gradi la situazione. Certo, io ho capito io qual è la posizione che ha tenuto lei, ma questa richiesta di informazioni da parte della zia, cioè di Maria d'Alessandro, rispetto all'avvenuto omicidio, quanto tempo dopo è stata? Ma giorni, non sono passati anni, giorni. Ah, quindi nei giorni successivi? In occasione di un convivio, un colloquio, ci è capitato l'occasione, non so di cosa si parlava, e siamo andati a finire là. E mi ricordo l'episodio che lei, fra virgolette, mi rimproverava indirettamente, né che mi accusava. Era un senso di... perché lei? Che c'entra? Che non è che era stupido, in paese che ci conosciamo tutti e tutti. Quando dice il senso era che c'entra, cioè... hanno ucciso il poliziotto perché è stata uccisa pure la donna? Questo era il senso? Voglio essere brutale. Succede a lui, va bene. Lei che c'entra? Dice, per quale motivo a lei? Non si poteva risparmiare. E lei... Il senso era questo. E lei, smentì ogni cosa, si dimostrò del tutto all'oscuro. Esatto. Che effettivamente lo ero. Sì, ho capito. Addirittura e negavo anche la sua interpretazione, anche se poi era palese, in paese che ci conosciamo tutti, si figuri. E quindi il suo ruolo, bene o male, era comunque risaputo? Oh. Ma lei ha saputo, nel parlare con la moglie di Santo Sottile, quanto tempo prima dell'omicidio quella ragazza si era sposata col poliziotto? No, non mi ricordo, credo di no, non lo so. Lei ha saputo, le è stato detto se Santo Sottile e la moglie avevano partecipato al matrimonio della nipote? Credo di sì. Mi ricordo che in quell'occasione ho saputo che loro erano pure presenti. E da chi l'ha saputo? No, parlando con loro, avvocato, io non avevo altre informazioni, tranne Maria... Santo Sottile e per un periodo l'altra parente, cioè la nipote che aveva avuto rapporti con Pino Greco, Giuseppe Greco Scarpa. Sì. Poi ho conosciuto il fratello, altri nipoti, ma così in un contesto familiare. Sì. Senta, lei ha mai avuto cointeressenze economiche con Santo Sottile e la moglie? Sì, li ho aiutati economicamente, e in particolar modo proprio per aiutato lei in quanto era titolare di assegni bancari, quindi c'era il rischio di andare a finire in carcere e l'ho aiutato per questo motivo. C'è stato mai acquisto di immobili in comune o comunque con interessi comuni fra lei e la moglie di Santo Sottile e Santo Sottile? Assolutamente no, c'è stato semplicemente in occasione di questo prestito che riguardava il pignoramento, non mi ricordo il pignoramento o una circostanza che se l'erano vendute non potevano fare l'atto a questi proprietari perché c'erano delle ipoteche, non mi ricordo il dettaglio, e c'erano degli assegni che potevano essere andavano in scadenza o già c'erano qualche cosa di penale e lei poteva rischiare il carcere, e io solo per questo mi sono prestato, altrimenti conoscendo Santo Sottile, ci avevo capitato una volta, non le avrei dato nulla. Ho capito, ma questo immobile oggetto di questa vicenda era a San Giuseppe Jato o a Palermo? L'immobile era a Palermo, che era una proprietà che loro avevano acquistato, non so, dagli anni 70, come ho scoperto processualmente. E lei sa dove
sa dove? A Palermo? Chiedo scusa, su questo c'è stato un procedimento giudiziario, quindi si può acquisire. Sì. L'immobile è in via Petrè. Bene. E senta, in questo procedimento giudiziario venne sequestrata corrispondenza fra lei e Santo Sottile e la moglie? Sì. Questa corrispondenza fa riferimento al periodo in cui lei era latitante o quando lei già era collaboratore di giustizia? No, la corrispondenza era quando io ero arrestato, quando io ero arrestato e portato a Busto Arsizio nel 94. E poi durante 2009-2010, sì, da collaboratore di giustizia cercavo di recuperare questi soldi che gli avevo prestato e gli mandavo delle lettere tramite mio cugino, ma erano due o tre lettere, non mi ricordo quante erano. Esatto. Comunque sono tutti acquisiti, esatto, sono tutti pubblici. Bene, e quindi il tramite era suo cugino Giuseppe? Il mediatore sì. Giuseppe ha il suo stesso cognome, Brusca? Giuseppe Brusca. Sì. In quello stesso periodo lei ebbe corrispondenza anche con Mario Brusca? Con mio zio, Brusca Mario. Sì, sì. Cioè, io ho fatto mia madre. Ha avuto corrispondenza anche con lui? Sì, sempre tramite mio cugino. Il mio cugino mi faceva un po' da postino. Ho capito. Senta, a proposito, è l'ultima cosa che le chiedo, a proposito di questo suo zio Mario Brusca, è stato coinvolto in qualche vicenda delittuosa della quale lei ha già parlato stamattina? Assolutamente no, lui è una persona incensurata sotto ogni punto di vista. E... è il fratello più piccolo di mia madre. Senta, quando Salvuccio Madonia portò a San Giuseppe Jato il cadavere di Genova, dove lo seppelliste? Nella proprietà di, se non ricordo male, di Brusca Mariuccio, comunque era lì. E Brusca Mariuccio è sempre questo zio Mario Brusca? O è un altro? No, sono due persone distinte. Ah, ecco, allora lo spieghi, perché se no rimane così come a me rimane la... E allora, Brusca Mario è fratello di mia madre, non c'entra nulla. Brusca Mariuccio è un affiliato, che ho detto stamattina, coinvolto nell'omicidio perché ha partecipato lui, che la consegna è avvenuta in Concia degli USA dove lui aveva l'attività di allevatore. Quindi Brusca Mariuccio è uomo, è noto, noto al, sì, è stato anche arrestato, omicidiale, condannato, sì, all'ergastolo. E aveva rapporti di parentela con lei? Chi? Mariuccio Brusca. È cugino di mio padre, cugino primo di mio padre. Ah, ok. È un altro cugino però dal lato paterno. Sì, 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 esattamente. E faceva parte di Cosa Nostra. Va bene. Io ho terminato, grazie. Sì, grazie avvocato. Le altre parti civili? Ci sono un paio di domande. Avvocato La Dolcetta per la registrazione. Buongiorno signor Brusca. Senta, ritornando un attimo al rapporto che aveva con il signor Sottile, la signora Maria D'Alessandro, volevo chiarito meglio, nel momento in cui la signora D'Alessandro le chiede spiegazioni sull'omicidio della nipote, lei effettivamente non prende informazioni, cioè non cerca di capire cosa può essere accaduto e chi può essere stato, visto che a suo dire erano suoi cari amici? Allora, togliendo tutto quello che ho raccontato da uomo vissuto di Cosa Nostra, convinto che era stato qualcuno di Cosa Nostra, vedendo il territorio pensavo a Biondino Salvatore o chi per lui, ma riguardando a Cosa Nostra non ho pensato altro. Non ho avuto necessità di andare a chiedere informazioni, quindi 2+2 per me faceva Carini, se non direttamente o indirettamente coinvolto in mandamento di San Lorenzo, con Biondino a capo, e poi eventualmente altri soggetti che avrebbero partecipato al crimine. Nel momento in cui... lo davo quasi come scontato, non sapevo poi tutto il resto che ho scoperto. E tutto il resto che ha scoperto, come lo ha scoperto? A cominciare dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, da lì poi ho ricostruito tutto il pregresso, le domande di Rina,
Raffaele Ganci che mi faceva attendere perché quando Rina mi voleva uccidere lui mi ha tratto la trappola e poi è stato di, come si dice, è stato di convinto a non procedere a tale fatto da Biondino Salvatore. Quindi mi sono venuti in mente tutti questi ricordi e ho fatto i miei collegamenti. Senta, lei poc'anzi ha parlato dei rapporti un po' tesi tra Madonia e Riina e soprattutto del fatto che Madonia poteva in qualche modo regolare, forse anche autonomamente, dei conti. Ecco, era possibile per Madonia uccidere un uomo, peraltro un uomo di Stato, senza il benestare di Totò Riina? Sì, allora io non sono il giudice che devo giudicare, per me sì. Nel caso in cui ci fossero regolamenti di conti, anche personali, sa se il signor Madonia si faceva coadiuvare dai cosiddetti soldati, come lei poc'anzi ha definito, magari soldati di cui lei non è a conoscenza, nel senso che non conosceva personalmente? Era uso, diciamo, chiedere l'aiuto di picciotti, di soldati che non erano conosciuti né a lei né tantomeno a Totò Riina? No, questo che mi risulti no, però che aveva la capacità di, fra virgolette, intimidatoria o di sottomettere i suoi fedeli all'interno del mandamento del suo mandamento, sì, e in particolar modo Vincenzo Galatolo non faceva nulla ed era fedelissimo ad Antonino Madonia. Poi c'era tutto il resto, ma Vincenzo Galatolo era una, come dire, Antonino Madonia secondo, punto. Va bene, non ho altre domande, grazie. Grazie agli altri difensori di parte civile, nessuna? Avvocato della difesa? Avvocati della difesa? Avvocato Riggi, lei ha domande? Nessuna domanda. Avvocato, nessuna domanda. Avvocato Scozzola? Poche domande. Sento una cosa, signor Brusca, buongiorno innanzitutto. Volevo buongiorno, chiederle buongiorno. Questo. Capaci fa parte del mandamento di San Lorenzo? Sì o, di qualche, o no? E se è no, di quale mandamento fa parte? In quel momento, guardi, in quel momento perché c'era, Capaci prima era mandamento di Cinzio o di Carini, non mi ricordo. Poi è stato sciolto, in quel momento era stato aggregato a San Lorenzo. Quindi diciamo nell'89 era San Lorenzo, giusto? Esatto, esatto. E il capomandamento di San Lorenzo era in Giuseppe quel periodo? Giuseppe Giacomo Cammino e no. Nell'89 poi, come è noto, era sostituito da Biondino Salvatore. Quindi sostituito da Biondino Salvatore perché Gambino era stato era detenuto. Oh, un'altra cosa, sempre in regola generale di Cosa Nostra. Quando un soggetto è fuori famiglia o comunque quando un soggetto si estranea da Cosa Nostra, che significato ha? Che quantomeno nessuno lo dovrebbe più avvicinare o quantomeno non gli dovrebbero dare più confidenze, non può partecipare, solo se serve qualcuno lo chiama per farlo mettere a disposizione di qualche sua conoscenza, dipende qual è la necessità. Queste sono le condizioni, però non fa più parte delle regole, dei meccanismi di Cosa Nostra. Senta, e quindi in questo caso l'intervento di questo soggetto, che o è fuori famiglia o comunque si estranea da Cosa Nostra, può essere solo esclusivamente per attività delittuose o comunque collegata a interessi di Cosa Nostra? No, come regola, e credo che si applicava, veniva escluso da tutti, però siccome era, faceva anche se era escluso, faceva parte di Cosa Nostra, se necessitava di qualche informazione o lui vedeva qualche cosa, i rapporti c'erano sempre. Ah, ecco, perfetto. Cioè, diciamo, limitati a queste a queste peculiarità, però come attività totale era fuori. Lei stamane, rispondendo al pubblico ministero, ha più volte detto che i Madonia erano soliti, comunque succedeva,
commettere, che commettessero degli omicidi senza autorizzazione da parte di Rina. Lo conferma? Sì, sì, lo confermo. Ci può dire quali? È un tipo questo qua, io non ho, schiarisco, un minuto avvocato, io non ho la certezza matematica, è stato fatto questo omicidio. In base a come si ragionava gli elementi e in base a quello che mi è successo, che Rina mi domanda, che lui non sa nulla, vuole sapere da me chi è stato, quindi 2 più 2 secondo me è fatto a Antonio Martina. Che non sapevamo cosa nostra è 100%, che Rina se no non aveva motivo di farmi questo interrogatorio di terzo grado, che non me l'ha fatto mai per altre circostanze. E oltre a questo, qualche altro omicidio commesso da Madonia privo di autorizzazione, ce lo può indicare? No, avvocato, no. Io forse non mi sono spiegato. Non conosco nessun omicidio commesso da Antonino Madonia senza nessuna autorizzazione. Poteva commettere, che sono attentato, qualche altra cosa. Cioè, non è, Madonia non è che andava a raccontare tutto a Rina. Per esempio, mio padre gli raccontava per filo e per segno, anche stupidaggine. Biondino Salvatore gli raccontava tutte. Raffaele Gangia la stessa cosa. Antonino Madonia non era così. Mi faccia, scusi avvocato, la interrompo un attimo. Brusca, scusi, può darsi che abbia capito male io. Ma questa mattina lei ha fatto, questa mattina, poco fa, lei ha fatto riferimento a proposito di queste iniziative autonome, diciamo, di Madonia, a qualche attentato? Sì. No, signor Presidente, chiedo scusa, se ho detto questo... No, 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 è una domanda, può darsi... No, non conosco nessun fatto concreto di che Madonia Antonino abbia commesso senza l'autorizzazione o l'accordo di Rina, in qualunque sua forma. E quando dice non conosco nessun fatto concreto, a parte le impressioni, le deduzioni che poi vedremo, a me interessa sapere questo, si riferisce solo ed esclusivamente ad omicidi o si riferisce anche ad altri tipi di delitto? Attentati, no, anche altri tipi di estorsione. Delitto, non ho specificato. Come? Interessa aggiustare processi o che so, prevalentemente aggiustare processi o questo omicidio o qualche altra stupidaggine, ripeto che io non... Io percepivo, avvocato, per spiegarmi così, percepivo gli umori di Rina di prima e di dopo. Esatto. E quale processo, dato che parliamo di processi, che lei, di cui lei ha conoscenza, è stato aggiustato? Ma credo che loro avessero quello di suo padre, non mi ricordo se riguardava le misure di prevenzione o un processo di associazione. Poi c'erano... Nei confronti di Francesco Madonia? Madonia del padre e di altri soggetti, ora questo è l'avvocato, non conosco la realtà giudiziaria di Madonia, ne hanno avuto tantissime pubblicamente giudiziarie, non li conosco tutti. Sì, ma dico, ma può indicare un processo che... No, non sono in condizione di indicare niente. Non è in condizione di indicare nulla, ho capito. Sento una cosa, lei stamattina... Non ho prove. Come? Non ho prove, non ho conoscenze dirette. Esatto. Senta una cosa, stamattina lei ha parlato di un omicidio commesso da Puccio e Bonanno senza Madonia e che Madonia si sarebbe in un certo qual modo alterato. Anzitutto può dirci chi è, quando parla di Madonia, chi era questo Madonia? Era Giuseppe, Salvatore o Antonino? No, il riferimento all'omicidio del capitano Basile. La partecipazione all'omicidio del capitano Basile era da Giuseppe e Armando Bonanno per l'ammandamento di Resuttana. E Antonino Madonia non fu informato preventivamente di questa loro partecipazione, che è stato stabilito nell'arco di qualche ora. Ah, ho capito. Antonino Madonia non c'era, quindi non c'è stata la possibilità di poterlo informare. Ho capito. Quindi... Questo omicidio è stato commesso senza autorizzazione da parte della Commissione? No. Allora, siccome io l'ho vissuto in prima persona, si doveva commettere questo omicidio. Io mi incontro con Settimo Damiano di Monreale. Dice, oggi c'è la festa patronale a Monreale, al 99% il capitano è presente. Questa discorsa è avvenuta alla Favarella, nella proprietà di Michele Greco.
c'ero io e c'era Giuseppe Madonia, non ricordo per quale motivo, accompagnato il padre, non mi ricordo per quale motivo, comunque c'era presente lui e c'era pure presente Vincenzo Puccio. Io richiamo, informo Rino di questa situazione e lui subito chiama i due, li fa mettere a disposizione e da lì poi ci siamo messi d'accordo, quindi è nato dalla l'esecuzione dalla mattina al pomeriggio e non c'è stato il tempo di informare Madoni Antonino. Ho capito. Senta, un'altra domanda che era di carattere generale e dovevo farla prima. Ci può dire qual era la sua posizione giuridica all'epoca, negli anni Ottanta? Le rammento questo. Lei nel fine settembre, primi di ottobre dell'83 è stato tratto in arresto, mandato di cattura cosiddetto Buscetta. Poi è stato scarcerato a marzo. Presidente, chiedo scusa. È nociva la domanda perché il mandato di cattura cosiddetto Buscetta naturalmente non è dell'83. Oh. Non ho detto 83. Se ho detto 83 mi correggo. Forse ha detto 83, sì. Allora mi correggo 84 in poi. Vabbè, 29 settembre 84. Sì, vabbè, è un lapsus. Vabbè, comunque lei è stato arrestato con il mandato di cattura conseguente alle dichiarazioni è di è stato Buscetta. Scarcerato poi, se non erro, a marzo 85. Ecco, successivamente che è successo? Sino a quando la sentenza poi del Maxium è diventato definitiva? E allora io sono stato arrestato per la prima volta per una ventina di giorni nell'82-83, quello che secondo me lei faceva riferimento. Poi con le dichiarazioni di Buscetta a settembre 84, poi sono stato arrestato nel 20 maggio 96 e sono uscito definitivamente il 31 maggio 2021. Scusi, signor Brusca, a me interessava sapere una cosa. Lei ha avuto un periodo di soggiorno obbligato e l'ha detto pure stamattina a Linosa. Ci può dire il periodo? 10 mesi. Sono stato scarcerato a maggio del 85. E sono rientrato con l'inizio del macchis processo che dovrebbe essere il 31 gennaio, il 1 di febbraio, non mi ricordo con precisione, dell'86. E l'obbligo di soggiorno è cessato oppure continuava? Non ho capito. E il soggiorno è cessato o è continuato? Che è successo? No, mi è stata applicata poi quando sono tornato in paese per partecipare al processo, un problema che si la sorveglianza mi è stata applicata la misura di prevenzione di 3 anni. Ho capito. Senta, in relazione invece all'occultamento di cadavere di Genova... Non ho capito, chiedo scusa. In relazione all'occultamento di cadavere, quello che avete seppellito con suo fratello e suo cugino Brusca Mariuccia, Genova, quello che ha portato Madonia... Sì. Può dirci... Per la verità l'ha detto, però io non l'ho capito. È stato utilizzato meno acido in quell'occasione? No, non è stato utilizzato acido, è stato utilizzato, chiamiamolo acido, ma questo dei negozi, diciamo, di normale, tipo casalingo, buttato così sciolto, non era quello che si utilizzava per sciogliere i cadaveri nell'acido. Ho capito. Oh, in relazione invece... È stato interrato. È stato, sì. In relazione invece alla scomparsa di Polizzotto... Allo strangolamento è chiaramente successivamente poi scomparsa. Volevo sapere questo. Di chi? Non ho capito, avvocato. Non ho capito di chi. Come? La scomparsa Palazzolo. Di chi? Non l'ho capito. Palazzolo. Ah, okay. Quello sì. Cui lei ha partecipato sì. Personalmente al bagno sì. Pipitone. Ma nel momento in cui lei ha visto che questo soggetto aveva questo foglio A4 con i nomi, le taglie, indicazione delle somme, eccetera, eccetera. Ma a Rina l'avete comunicato? L'avete detto a Rina? Cioè, lei l'ha comunicato? Lei era io stato... No, ma già, chiedo scusa, sì. Io no, però per farlo in quelle condizioni davanti a tutti, penso che a conoscenza no, penso della no, lei sapeva che Rina ne fosse a conoscenza? È diverso. Avvocato, no. No.
Cioè, ma per quanto ha capito lei, per quanto ne sa lei, questo signore è stato portato all'interno del vicolo Pipitone, del vaglio Pipitone, in quella casa, ed è stato lì ucciso proprio perché appunto era emerso che era soggetto, diciamo, che era alla ricerca dei latitanti? Allora, mi spiego la mia domanda. Se mi si chiede per fare questo fatto, Rina sarà stata informata di questa situazione, che c'erano questi soggetti che andavano cercando latitanti? 101%. Dopodiché ha dato l'incarico, come sapeva fare lui, di trovare e eliminarli. Però se mi chiede, lei ha visto, ha partecipato a queste, tutta questa procedura, gli dico no. Certo. Però è stato fatto alla presenza di tutti gli uomini d'onore. Sì, esatto, ma la domanda era, presidente, questo signore è stato portato lì per essere ucciso in quanto era alla ricerca dei latitanti? Sì, per quel motivo, non per altro. Appunto, avvocato. Sento una cosa. Poi le ha detto, fidanzati, era uomo d'onore dell'Arenella. Lo conferma questo? E ne è certo. L'ho conosciuto come uomo d'onore. Dovrebbe essere di quella zona, però non l'ho mai stato specificato. Ah, ecco, quindi nessuno le ha mai detto che a quale famiglia appartenesse? No. Ma l'è mai stato presentato? L'ho presentato come uomo d'onore, però non c'è stato mai specificato di quel mandamento, di quella famiglia o di quel territorio, punto. Ho capito. Nessun'altra domanda, Presidente? Pubblico Ministero, il riesame? Sì, Presidente, le domande sono diventate tre, mi dispiace. Una cosa le volevo dire. Stamattina abbiamo parlato di quanto lei ha sentito dire a Biondino Salvatore relativamente alla Daura. Esatto, che era poi il riferimento. Prego. Conferma queste dichiarazioni che ha reso stamattina? Con riguardo all'esecuzione li confermo totalmente. Dico, quindi in questo caso, cioè, questo è un altro caso in cui Madoni Antonino veniva, diciamo così, rimproverato di avere fatto tutto a muta, come dice lei. Esattamente. E Rina ironicamente cercava di giustificare, tutto, che poi pensa, lascia perdere. La vuole la mia interpretazione di queste parole? Diciamo, l'interpretazione, se è basata su fatti, sì. Se è solo un'interpretazione sua, non mi interessa. Già Antonino Madonia era in cattiva luce nei confronti degli occhi di Totorrina, appunto. Questo l'aveva già detto. Mi scusi, Pubblico Ministero, perché questo, Brusca, proprio per non lasciare niente in sospeso, era quello che le avevo chiesto poco fa io. Cioè, lei era a conoscenza di altri episodi nei quali Nino Madonia avrebbe, secondo le sue conoscenze, agito senza mettere al corrente Rina? Lei è stato un po' titubante, io non ho voluto fare il riferimento specifico, ma per esempio mi riferivo esattamente a quella vicenda che riguardava l'attentato alla Daura e quindi alle lamentele di Biondino, se mi dava retta a quest'ora sin dall'89 facevamo anziché nel 92. Se lo ricorda questo? Sì, me lo ricordo, però se mi chiedete, lei ha partecipato seduta al tavolino, ha presenziato fisicamente questo rapporto con Biondino? No, no. Vabbè, non l'ho chiesto questo. Vabbè, comunque penso che sia chiaro. Il Pubblico Ministero ha fatto la domanda diretta sulla Daura, ma era quello a cui mi riferivo io poco fa. Prego. Sì, signor Brusca, un'altra cosa. Voi per un certo periodo avete avuto l'obbligo di riferire quanto succedeva nel vostro mandamento di San Giuseppe Iato a Totò Riina? Sì, per volontà di mio padre. Non potevamo fare nulla se non sapesse lui. E che periodo era? Da quando è stato arrestato mio padre, settembre 85, novembre, non mi ricordo. Suo padre è stato arrestato il 25 novembre 85. Perfettamente. E lui ha mandato a dire, no, c'è la reggenza, che non era reggente, poi è diventato reggente, ma non era reggente di fatto. Mio padre, che poi mi ha detto a me di andarglielo a spiegare, che per tutto quello che aveva di bisogno usasse Di Maggio, ma le decisioni di qualunque cosa dovevano essere prese da lui. Cioè aveva delegato Rina Salvatore per il mandamento di San Giuseppe Iato. E questo succede fino a quando?
Fino a quando poi mio padre va agli arresti domiciliari, ho ricevuto motivi di malattia, credo fine 89. Nel frattempo io agisco, apprendo ho la reggenza, quindi lo informo sia quando ci vado in carcere, sia quando poi lui è libero a casa, libero tramite gli arresti domiciliari a casa. Quindi dall'85 all'89 Totò Riina 89-90, non si vede quando mio padre è uscito dal Totò Riina decide per quanto riguarda San Giuseppe Jato, cioè dovete riferirvi a lui e lui decide. Va bene. Un'altra cosa le volevo chiedere. E allora, Riina riferiva a tutte le persone a lui vicine, diciamo, tutte le cose che erano a sua conoscenza? Le faccio una domanda specifica. Biondino Salvatore era a conoscenza di quanto avevate fatto, dell'omicidio che avevate commesso ai danni di Vincenzo Milazzo? No. Ed è un omicidio importante, giusto? A voglia. Però era un altro territorio, a Biondino non gli interessava. Mi ha rimproverato perché io, guardi, mi ha rimproverato perché io gli ho detto, è un rimprovero in diretta, perché io sono andato a dire a Biondino dell'omicidio, non direttamente, sono andato a chiedergli dell'occultamento della macchina e in quel momento gli ho detto, gli dice allo zio che Vincenzo ha posto. Io non pensavo che lui lo sapesse per i rapporti che aveva, invece poi ho scoperto e mi manda a dire con le Luca Bagarella che ho commesso un errore e io stupidamente gli risposto vabbè, ma perché lui non me l'ha detto il fatto dell'attentato, la fase esecuzione, chiariamo, per l'omicidio per l'assassinio del dottor Borsellino, di cosa stiamo parlando? Concio risposta dopo alcuni giorni, 3-4 giorni che io non ci andavo direttamente, dice, tutti bravi siamo, cioè, chiudiamola qua. Quindi, come non sapevo io di quello che stiamo facendo su Borsellino, come Biondino non sapeva della morte di Vincenzo Milazzo. Quindi questa era la caratteristica di Riina, cioè era compartimenti stagno, diciamo così, la conoscenza dei fatti. Gestiva lui tutto a modo suo. Lui era l'unico che sapeva tutto, in pratica. Sì, esattamente. Va bene, sì, una cosa la volevo chiedere, l'ultima su Vincenzo Milazzo, c'era qualche parente di Vincenzo Milazzo che aveva parentele con persone dei servizi segreti, che lei sappia, appartenenti ai servizi? Si dice, veniva, fra virgolette, accusato che lui aveva rapporti con un parente, non so se fosse zio o un parente di primo, secondo grado, non lo so, della compagna Antonella Bonomo, motivo per cui è stata eliminata. Antonella Bonomo, la compagna, sì. Che venne uccisa anche lei, giusto? Sì, sì, purtroppo sì. Va bene. Presidente, io ho terminato. Le altre parti civili che l'avevamo dedotto in lista? Sì, Presidente. Avvocato Revici, solo due domande. Signor Brusca, le faccio la domanda, la ripeto perché non voglio suggerire. Lei con Riina parlò del fatto che conosceva i parenti della moglie del poliziotto Agostino? No, completamente no. Che io mi ricordo no. Non c'era motivo. Ma quando Riina le fece il terzo grado, lei non glielo disse? Che mi ricordi no, potrebbe essere pure che gliel'abbia detto, però non mi ricordo in questo momento, penso di no. Ho capito. L'ultima cosa. Lei, a proposito della parente, credo nipote, di Maria Concetta D'Alessandro, che aveva avuto rapporti con Pino Greco Scarpa, se io non ho capito male, ha fatto pure il nome di Lucchese? Sì, li conosceva sia l'uno che all'altro, sì.
vorrei che facesse il nome di battesimo di Lucchese. Giuseppe Lucchese. Sarebbe la persona intesa Lucchi Sieddu? Lucchi Sieddu, precisamente, sì. Va bene. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Avvocato Modica, avvocato Ferrante, era stato anche da voi dedotto, non ci sono domande. Allora, senta, signor Brusca, io non lo so, lì adesso ovviamente la Corte, ve lo dico alle parti, ai pubblici ministeri, non conosce a fondo il contenuto di tutti questi verbali che sta cercando di leggere anche ora. Dico sulla anche passato criminale del Brusca, ci sono sentenze, ci sono il certificato penale, questo poi sarà appurato. Lei sostanzialmente, evitiamo, diciamo, io immagino che poi su questo il pubblico ministero documenterà, ma dico allo Stato molto velocemente, signor Brusca, lei che prima di aprirsi alla collaborazione con la giustizia, che reati fondamentalmente ha commesso per Cosa Nostra? Per Cosa Nostra, vediamo se ho capito la domanda. Sì, non era complicata. I reati principali che lei ha commesso, diciamo, per conto di Cosa Nostra? Ma tutto, estorsione, stragi, omicidi. Alcuni omicidi lei ne ha già parlato durante queste dichiarazioni. Le stragi, fondamentalmente, per esempio, a quali fa riferimento, Brusca? Io ho partecipato alla strage del dottor Chinnici, esatto, e a quella del dottor Falcone. Quindi la strage di Capaci del 92. In occasione del... mi dica, scusi. Poi c'è quella, la strage della circumvallazione. Sì, che è del... di che anno? Della circumvallazione 82-83, contro, sì, quello, contro il catanese, non mi ricordo come si chiama. Mm-hmm. E poi? Alfio Ferlito. E sono morti pure i quattro carabinieri. Questi sono tutti poi, i reati. Dica. Poi la cosiddetta guerra di mafia, con quella telefonata che quel giorno Rina si vantava di avere partecipato, aver ucciso 14, 16, non mi ricordo quanti ne sono stati commessi nei vari territori siciliani. Questi sono e tutti poi, episodi di cui lei si è accusato? Sì, autoaccusato dell'omicidio del colonnello Russo, che non sapeva niente nessuno. Ecco, cioè voglio dire, di questi episodi, ci sono episodi per i quali lei si è accusato quando ancora non era imputato, non era condannato, non c'erano elementi? Sì, 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 per esempio? Guardi, io ho cominciato a collaborare quando avevo una condanna solo di 6 anni, avevo tutta una serie di procedimenti e l'unica condanna era quella del dottor l'onorevole Lima. Poi ho cominciato a collaborare e poi da lì c'è stato tutto un percorso giudiziario. Per esempio sulla... che si è concluso con 57 sentenze, tutti con l'articolo 8. Ci sono altri 3-4 che sono condanne riportate prima del mio arresto e della collaborazione. Per esempio, Brusca, con riguardo alla strage di Capaci, lei si è assunto un ruolo specifico? Sì, quello di mandante e esecutore. E quando lo ha fatto, era già indagato per questo fatto, imputato, era ristretto? No, ancora si stava svolgendo il primo grado. Il primo grado. Senta, lei nella famiglia di San Giuseppe Iato, questo credo che l'abbia detto, a parte la paternità, la discendenza dalla posizione quindi di suo padre, Brusca Bernardo, ma lei che ruolo aveva in concreto? E allora, io il ruolo in concreto avevo dal 75-76, fino a quando sono stato affiliato, fino all'84, quando sono stato arrestato con Rina Salvatore, avevo il ruolo di soldato semplice, con la differenza che la vicinanza di Corrina e mio padre, diciamo, avevo qualche conoscenza in più, anche perché facevo da mediatore, da postino per conto di Rina. Poi sono stato, sia per motivi giudiziari sia perché non ero presente, soldato semplice. Dall'89, inizio 90, ora non mi ricordo con precisione, che vedo stamattina l'abbiamo precisato, ho avuto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato. Punto. Va bene. Senta, lei ha detto questa mattina, nel corso delle sue dichiarazioni, che comunque lei era vicino, anche per ragioni di, diciamo, episodi criminosi commessi assieme, ai Madonia. È giusto o no? Sì.
In particolare ha fatto riferimento a chi De Madonia? Antonino Madonia, che era, fra virgolette, ripeto, il mio maestro d'arte. È questo, l'ha detto, esatto. Poi ha fatto riferimento anche a Salvuccio, a Salvo Madonia, Salvatore. Sì, ma eravamo di lui per un po' diverso, ma la mia stessa situazione. Soldato semplice, con qualche particolarità da parte di Rina, e poi ha avuto la reggenza, credo per 2 o 3 anni, non mi ricordo, del mandamento di Re Sultana. Lei, quando ha detto, su domanda di un avvocato di parte civile, questo un po' lo ha chiarito, lo ha detto, ha risposto, cioè lei ha detto che quando ha avuto questo interrogatorio, diciamo, da parte di Rina, Madonia Nino era stato arrestato, quindi se non ho capito male, dicembre 89, e quindi prima del dicembre 89, per cui questo interrogatorio da parte di Rina dovrebbe essere avvenuto tra l'agosto e il dicembre dell'89. Precisamente, sì, signor Presidente. Dopo l'arresto di Madonia? Ah, scusi, giusto, avete ragione. Madonia, scusate la stanchezza, Madonia era già stato arrestato, quindi dopo il dicembre dell'89. Ora, precisamente. Ecco, quindi era già passato un certo lasso di tempo rispetto... La domanda era stata fatta, cioè lei non ha ritenuto in tutto questo periodo, nonostante anche le sollecitazioni che le erano venute dalla signora, insomma non ha ritenuto di informarsi su chi potesse essere stato, giusto? Perché lei dava per scontato, ha detto, la zona era quella di Biondino, davo per scontato questo, è così? Scontato fino a quando Rina mi fa con l'interrogatorio, allora capisco che c'è qualcosa che non funziona, però non sapevo che Rina mi stava interrogando per sapere come erano i fatti, che lui riteneva responsabile me e Salvuccio Madonia. Ecco, è appunto per questo io le avevo chiesto poco fa di Salvuccio Madonia. Ma lei, dopo questo episodio con Rina, dopo quindi questo interrogatorio, prima ha detto perché non si era informato, perché riteneva che fosse scontato che c'entrasse Salvatore Biondino e la famiglia mafiosa di quella zona. Ma dopo l'interrogatorio, quando lei verifica che effettivamente invece non è probabilmente così, e che quello che ha detto lei, Rina, secondo quello che ritiene lei, avrebbe individuato lei e Salvuccio Madonia quali responsabili di questo fatto, lei poi successivamente, visti i rapporti che aveva, Nino Madonia nel frattempo era stato arrestato, ma visti i rapporti che aveva con Madonia Salvatore, ha mai chiesto a Salvatore Madonia, ma tu c'entri niente? Assolutamente no, l'avrei messo in allarme. Cioè, mi spieghi allora, non eravate in buoni rapporti, non eravate vicini, stretti? Sì, sì signor Presidente, però siamo in buoni rapporti, però se la pensavo, purtroppo in quel momento la pensavo come Rina, se lui ha commesso una cosa senza l'autorizzazione o senza aver avvisato, ha commesso una scherzetta, c'è qualcosa che non va, quindi se io vado a informare, faccio a spiegare mezza parola a Salvuccio Madonia, quello capisce tutto. Ho capito. Quindi lei... Ho capito. Non nella maniera più categorica, non... Va bene. Ho lasciato tutto alla gestione di Rina. Va bene. Senta, lei prende atto, diciamo, di queste circostanze riferite da Rina e se le tiene per sé senza parlarne con nessuno, diciamo. No, non ci pensavo proprio, signor Presidente. Che rischiavo pure di, come si dice in Cosa Nostra, di uscire... Il discorso, e ci potevo rimettere alla vita, perché sono andato a raccontare una cosa. Vabbè, è stato chiarissimo. Si stava indagando. Vabbè. Senta, lei non era, diciamo, della famiglia né del mandamento, diciamo, di Re Suttana, quindi governato da Madonia, né della famiglia dell'Acqua Santa. Quante volte è andato a Vicolo Pipitone o Baglio Pipitone, o ho visto che in certi interrogatori lei lo chiama anche Baglio Galatolo, ma penso che sia sempre quello, no? Sì, sempre quello. Sempre quello. Di volte, signor Presidente. Esatto. Quante volte e ha detto già a che cosa serviva, come veniva utilizzato questo locale che c'era all'interno di questo vicolo, di questo baglio. Ma lei quante volte ci è andato? Ha fatto riferimento, magari ho annotato male, all'ipotesi, all'episodio delittuoso a carico di Palazzolo, giusto? Sì. Lì era presente. Quante volte c'era andato? Lì, dico, in occasione dell'uccisione di Palazzolo ha detto che era presente.
Sì. Quante, cioè, era un posto che frequentava spesso, che frequentava solo raramente, occasionalmente? Mi dica lei. No, no, ci sono andato decine di volte ed era la base operativa di Antonino Madonia, sia per fatti criminosi, sia per incontri con altri uomini d'onore, sia... era la base operativa di Antonino Madonia, dove si incontrava con, non solo con me ma con tutti gli altri uomini d'onore, perché certe volte ci andavo e trovavo anche altri soggetti, ma ci sono andato decine di volte. Ma solo uomini d'onore ha visto lì? In quella zona, in quel vicolo, in quel locale, in quell'immobile? Solo uomini non d'onore? Capito, signor Presidente. Non ho capito, non ho capito, signor Presidente. Sì, dico lei, in quei posti, in quell'immobile sito vicolo Pipitone, vicolo... Abbaglio Pipitone, solo uomini d'onore ha visto, cioè incontri tra uomini d'onore o episodi delittuosi come quello di Palazzolo che ha descritto prima, o ha visto anche altri tipi di incontri con personaggi, diciamo, che lei non conosceva o non riconosceva come appartenenti a Cosa Nostra? No, io non, con soggetti non appartenenti a Cosa Nostra non li conosco, non ho mai incontrato. Anche se potevo incontrare pure qualcuno non appartenente a Cosa Nostra, ma l'avrei riconosciuto fisicamente, non ho mai incontrato soggetti che mi potessero fare insospettire o domandare chi è questo e perché è qua. Era la base operativa di Nino Madonia, sia per questo fatto di Pipitone, sia era la base operativa, anche se l'autobomba è stata costruita in un altro locale per la strage del dottor Chennici, è stata la base operativa per la strage dalla circonvallazione, e là era la strage per l'omicidio di Vincenzo Puccio, del fratello di Vincenzo Puccio e di tanti altri, signor Presidente. Lei dice questo perché a queste riunioni preliminari, organizzative, eccetera, c'era lei pure presente lì a Vicolo Pipitone? Ho partecipato a tantissime riunioni, sì. Ho capito. Con due, con tre capi, dipende da qual era la circostanza, con due, tre, quattro, cinque, dipende da qual era la circostanza. Rina dice organizzatevi voi, poi noi pensavamo come eseguire, portare a termine l'incarico che ci aveva dato Rina. E là era una base operativa di Antonino Madonia. Va bene, allora, su queste circostanze, altre domande, pubblico ministero? Nessuno. Avvocati, Presidente, prego. Solo una domanda. Signor Brusca, avvocato Repici, nell'occasione di queste riunioni a cui lei ha partecipato al Baglio Pipitone, ha mai percepito timore da parte di qualcuno che ci potessero essere irruzioni delle forze dell'ordine? Ma era fisiologico che poteva succedere. Lei ha mai saputo di, diciamo, ha mai conosciuto, ha mai avuto notizie sul comandante della stazione dei carabinieri di quel territorio? Assolutamente no. No. Saputo notizie di rapporti fra i Galatolo e forze dell'ordine? No, non conosco i dettagli, non ho avuto mai rapporti con dettagli, però... Avvocato, certe cose non in Cosa Nostra purtroppo non si possono... Non venivano, ci mettiamo a tavolino, io ho questa confidenza, quella confidenza, bastavano battute. Poi se c'era necessità di approfondire, sì, ma fino a quel momento no. Però si capiva che loro avevano delle informazioni. Il senso è che se Nino Madonia o Vincenzo Galatolo avevano rapporti o conoscenze, se non c'era una ragione specifica di dirlo a lei non veniva detto? Non veniva detto, ma anche mi interessava saperlo. Sì, sì, questo volevo sapere. Sì, sì, così, sì. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Sì, non è una domanda, scusatemi, ma comunque poi potete reinterloquire. Proprio a proposito di questa, è possibile, guardi Brusca, che sia stato detto, eventualmente lo ripeterà. Se lei può in qualche modo, considerato appunto il momento in cui Madonia Nino è stato arrestato, abbiamo detto fine 1989, se lei può collocare mesi dopo, settimane dopo, giorni dopo, questo famoso interrogatorio a cui l'ha sottoposto Rina Salvatore. Se riesce a collocarlo, Brusca, cioè erano settimane, giorni, mesi, anni, quanto tempo dopo? No, molto tempo dopo, ma molto, molto tempo dopo. Ora non... non me lo ricordo con precisione, ma molto tempo dopo, perché...
La mia ricostruzione è questa, che quando sono tornato dal confine, Rina mi teneva un po' a distanza, poi ho scoperto anche per altri alcuni motivi, però io la interpretavo come un problema di esigenza di sicurezza, che io potevo essere pedinato, quindi in base alle conoscenze delle forze di polizia e il rapporto che avevo con Rina. Sì. Quindi l'omicidio Agostino a me poi mi mette in cattiva luce che Rina mi voleva uccidere. Dopo c'è il chiarimento, quindi saranno stato un mese, due mesi, tre mesi dopo l'omicidio, questo non, signor Presidente, non glielo dire. Così ci siamo Sicuramente prima della strage di Capaci, che da quell'interrogatorio Rina ha cambiato atteggiamento. Ho capito, però ci stiamo un attimo confondendo, non creiamo confusione, Brusca. Abbiamo detto poco fa, lei ha detto, ma ce lo ripeta, che quando c'è stato questo incontro con Rina, diciamo che lei adesso chiama chiarificatore, Nino Madonia era stato arrestato. Era detenuto, è così? Quindi, siccome è un dato processuale su cui tutte le parti concordano che Madonia Nino sia stato arrestato nel dicembre dell'89, quindi già siamo diversi mesi dopo sicuramente l'omicidio Agostino, che invece è dell'agosto 89. Quindi è possibile, rispetto, diciamo, non lo so se le viene più comodo rispetto all'omicidio di Nino Agostino o rispetto all'arresto di Nino Madonia. Lei riesce a collocare, se ci riesce, Brusca, se no rischiamo di fare confusioni inutili. Riesce a collocare questo incontro con Rina? Molto tempo dopo, però non gli so dire quanti tempi, non ci riesco proprio. No, perché dall'arresto di Antonino Madonia alla strage di Capaci. Tra l'arresto di Antonino Madonia e la strage, che sono un bel lasso di tempo, sono 2 anni e mezzo, esatto. Sì, però, perché Rina... No, perché la domanda che le volevo fare io, ma ripeto, se, non con deduzioni, se lei ne sa niente. Visto che questo interrogatorio suo, diciamo, comunque è avvenuto molto tempo dopo, persino rispetto all'arresto di Madonia e quindi ancor più tempo dopo rispetto all'omicidio dell'agente Nino Agostino, in tutto questo lasso di tempo, lei non ha saputo mai niente di questo... di questo omicidio, è sempre rimasto nella convinzione che c'entrasse Biondino e comunque gli uomini di Biondino? No, nell'omicidio convinto che c'entrasse Madonia e gli uomini di Madonia, non Biondino. L'interrogatorio è avvenuto, ora signor Presidente, così, però dopo 6-7 mesi, 8 mesi l'arresto di Madonia Antonino. Lei fino a quando ha fatto questo incontro chiarificatore con Rina, chi pensava che potesse, chi dava per scontato o chi pensava che fossero gli autori? Rina dava prima di prima dell'incontro con Rina, dalle domande che mi faceva Rina, lui era convinto che ci fosse io e Salvuccio Madonia, gli esecutori Brusca, materiali. Prima che lei vada da Rina, quindi in tutti i mesi precedenti, prima che lei vada da Rina, chi pensava che fosse stato? Perfetto. No, vediamo se ho capito la domanda. Sì. Prima che io chiarisco, risponda alle domande di Rina, esatto. Lui, Rina Salvatore, è convinto che in quell'omicidio c'entro pure io. E io questo l'ho capito. Io le sto chiedendo, lei chi pensava che fosse stato, se aveva un'opinione, prima, lei. Ok, chiedo scusa. Fino a quel momento io pensavo Biondino, cioè quelli del territorio, del mandamento di San Lorenzo. Esatto. Sì. La domanda che le avevo fatto, ma ripeto, penso che sia più o meno ormai la risposta data. Lei è sempre rimasto di questa convinzione fin quando è stato sentito da Rina, cioè nonostante siano passati diversi mesi, parecchi mesi. Sì. Non ha mai avuto più... va bene, questo, basta, va bene. Altro? Sì. Va bene. Sin all'interrogatorio ero convinto in quelle condizioni. Va bene, chiarito. Se non ci sono altre domande... Presidente. Prego, Avvocato Scozzolo. Sì, Presidente, grazie. Sento una cosa, signor Brusca, ma dopo questo omicidio, Salvo Madonia frequentava San Giuseppe Iato? Lei si è incontrato, lei e suo fratello insieme, vi siete mai incontrati con Salvo Madonia?
Credo che sia venuta qualche volta, sì, però non mi ricordo per quale motivo, avvocato. E Salvo Madonia, se lei si ricorda, aveva delle lamentele anche nei confronti del fratello? No, che io mi ricordi no. No, ho capito. Un'altra domanda. Lei ha parlato poc'anzi della sua collaborazione, delle sentenze di condanna grosso modo che ha avuto e quali delitti ha confessato. Io volevo sapere da lei questo, se lei si ricorda, nel momento in cui è stato arrestato, c'erano collaboratori di giustizia che già l'accusavano? C'erano le dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, di Gioacchino La Barbera e prima ancora quelle di Maggio Baldassare. Vale. E quelle di Cancemi? Cancemi c'era? Quelle di Cancemi pure, anche se quelle di Cancemi inizialmente non erano reali, cioè corrispondenti ai fatti. Ma... poi ha corretto il tiro. E quelle di Ganci c'erano quando lei ha iniziato a collaborare? E di Ferrante pure? Non mi ricordo se abbia cominciato prima o dopo, non me lo ricordo se già. Comunque io non li conoscevo quando ho cominciato a collaborare. Va bene, nessun'altra domanda. Sì, e chiudiamo, perché l'avvocato Repici è tra quelli che lo hanno dedotto, quindi ha diritto ad avere l'ultimo riesame. Grazie Presidente. Signor Brusca, lei prima ha detto di avere confessato la sua partecipazione all'uccisione del colonnello Russo. Sì. È stata una delle cose che ha detto subito? Ma credo l'abbia detto addirittura nei colloqui investigativi. Bene, le chiedo, quando lei confessa la sua responsabilità per l'omicidio del colonnello Russo, lei sa se c'erano in carcere delle persone che erano state condannate ingiustamente per quell'omicidio? Sì, infatti l'ho detto subito che c'erano delle persone innocenti condannate per quel fatto. È stato solo dopo le sue dichiarazioni che è stata fatta la revisione del processo per quelle persone innocenti? Non lo so se è stato fatto per questo o meno. Io sono stato chiamato a rispondere e ho detto quello che conoscevo. Fino a quel momento c'era stato qualcun altro degli esecutori dell'omicidio del colonnello Russo che aveva collaborato con la giustizia o lei è stato il primo? Ci sono stati, credo, dei testimoni, non mi ricordo chi ho parlato di questa vicenda. No, non parlo di testimoni, parlo dei responsabili dell'assassinio. Aspetta, ricordo che c'è stato uno degli accusati che ha confessato di avere partecipato a questo fatto e via dicendo. Io sapevo che non erano così perché la realtà era un'altra. Ho confessato, ho raccontato, so che c'è stato un processo, non so se di revisione, ma comunque io ho testimoniato nei confronti di tale Moulet e di un altro soggetto. Non la conosco la situazione giudiziaria. Sì, la mia domanda era parzialmente diversa. Allora le faccio la domanda più completa. Insieme a lei chi è restato responsabile di quell'omicidio del colonnello Russo? Io, Salvatore Rina in prima persona, De Luca Bagarella, Giovannello Greco e Giuseppe Greco Scarpa e Giuseppe Agrigento. Bene, di tutte queste persone, oltre a lei qualcun altro ha mai collaborato con la giustizia? Che io sappia no, forse qualche cosa l'abbia detto Di Maggio Baldassare e Franco Di Carlo, mi scusatemi, ha detto un sacco di cavolate. Io stavo parlando dei responsabili dell'omicidio. L'avvocato le sta chiedendo se tra i suoi concorrenti in questo reato, non altri collaboratori che hanno parlato di questi fatti. No, che io sappia nessun altro collaboratore. No. Avvocato, no, veda se riesce, cioè Brusca, sì. Non altri collaboratori di giustizia. Se tra i concorrenti nel reato, che lei poco fa ha elencato, lei, Rina, li ha detti tutti, giusto? Quelli che hanno commesso l'omicidio. No, nessuno. Sa se tra queste persone, oltre a lei, altri hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia? Nessuno. Nessuno. Ultima precisazione. Quando lei fu arrestato il 20 maggio 96, le vennero notificati
dei provvedimenti restrittivi, delle ordinanze, sì, di custodia cautelare, giusto? Sì. Fra tutti quelli che i provvedimenti che le furono notificati, ce n'era qualcuno per l'omicidio del colonnello Russo o no? No, assolutamente no. Io l'ho confessato che nessuno aveva raccontato mai la storia reale. Perfetto. Nessun'altra domanda. Va bene. E allora, se non ci sono altre domande, possiamo licenziare Brusca. Grazie. Ringraziamo anche il collaboratore del tribunale che è lì nel sito remoto. Dov'era, Presidente? Buonasera. Grazie, grazie a lei. Buonasera. C'è il cancelliere? Sì, Presidente. Allora, grazie. Ci dispiace di aver fatto così tardi, di averla trattenuta. Ci ringrazia anche il Presidente. Grazie di nuovo. Arrivederci. Possiamo chiudere il collegamento. Grazie. Allora, intanto, prima di arrivare all'udienza successiva, il Pubblico Ministero non l'ho voluto fare questa mattina per cercare di finire, di liberare prima possibile il collegamento col dichiarante. Ci può spiegare, le parti lo sapranno perché hanno ricevuto l'avviso di deposito, la Corte però no, e alla Corte è stato chiesto un esame in più che riguarda Brusca Enzo Salvatore, la rilevanza della prova? Presidente, credo che ne avessimo già fatto cenno. Sostanzialmente riferisce il fratello di Brusca, Enzo Brusca, specificamente sul proprio coinvolgimento personale nell'occultamento del cadavere di Genova di cui abbiamo parlato e evidentemente partendo da questo fatto, da questa circostanza che ha personalmente vissuto, rende dichiarazioni anche relativamente, seppure parziale, sull'omicidio Agostino. Va bene. Comunque, quindi evidentemente questa è la rilevanza Adesso probabilmente, magari era sfuggito a me questo fatto del suo coinvolgimento personale nel fatto a carico di... Sì, ma può darsi che mi sia sfuggito. Va bene, adesso è più chiaro. E su questo la Corte quindi mantiene la riserva. Ciò posto, io vi darei intanto, rispondendo anche alle sollecitazioni di più parti, un calendario che riguarderebbe gennaio, febbraio e marzo. Il calendario ve lo do così fissiamo dei punti fermi. Dico sin d'ora che, essendo un calendario a 3 mesi, è suscettibile inevitabilmente di qualche piccola modifica, che però valuteremo poi di volta in volta. Quindi 7 gennaio, 14 gennaio, 20 gennaio e 27 gennaio. Presidente, le dico subito, il 14, no, è l'unico giorno di gennaio, tra l'altro è un processo anche a carico di Scotto, a Catania. È un processo a carico di Scotto. Quindi è inutile. Quindi 7, 21, allora... 28 non ho problemi. Io in questo momento però il 14 lo posso... Presidente, chiedo scusa se l'ho interrotta, ma per evitare problemi il difensore ha detto del suo impegno per il 14, poi ha proseguito dicendo che il 21 e il 28 è libero, però il Presidente aveva indicato il 20 e il 27. Il 20 e il 27, sì, non ho disponibili tutti i venerdì, grazie Avvocato Repici, no, non me ne ero accorto. No, purtroppo non disponendo dell'Aula direttamente, non sempre ho i venerdì. No, ma non ho problema. Non ha problemi. Allora, vi dico subito che io invece potrei, come data alternativa, visto che 14, il 14... Sì. Ah, scusi, Avvocato, che il 14, tra l'altro, l'impegno riguarda anche l'imputato. Io lo potrei mettere l'11 di gennaio, però l'11 di gennaio inevitabilmente, forse rende difficile quella del 7, perché tra il 7 e l'11... Quindi possiamo accorpare le due udienze all'11 di gennaio. Questa è la soluzione alternativa. Ma se anticipiamo il programma dell'11 all'ultima udienza di dicembre, già lo fissiamo, non è possibile farle tutte e due? Sì, lo so, Avvocato, lei deve considerare che Corte ha solo altre incombenze. Comunque, facciamo così, il 7 lo manteniamo, anziché il 14 ad evitare poi il legittimo impedimento innanzitutto dell'imputato, lo spostiamo all'11. Quindi... Ricapitolando il programma di gennaio, sono il 7 che lo manteniamo, vediamo se sarà possibile o no. L'11
poi il 20 e il 27. Febbraio. Febbraio abbiamo un altro, anche qui un problema di sovrapposizione di date, quindi se vogliamo recuperare, perché purtroppo il 4 febbraio che era un venerdì, io quando posso chiedo venerdì, ma il 4 febbraio che era un venerdì non è possibile per la Corte, quindi facciamo anche qui l'8 al posto del 4 e poi l'11, il 18 e il 25, questa volta sono i venerdì. Quindi ricapitolando, 8, 11, 18 e 25, anche qui come vedete abbiamo due udienze che sono molto ravvicinate, se riusciamo con la programmazione preventiva ad avere testi già citati per le due, le sfruttiamo tutte e due. Scusatemi, abbiamo marzo, anche qui, allora, a marzo abbiamo il 4, che è un venerdì, il 10, che invece è un giovedì, il 18 e il 25. E per adesso ci fermiamo qui. Ribadisco... È un calendario a 3 mesi, poi io devo tenere conto anche di molteplici esigenze, quindi è sempre eventualmente suscettibile di qualche modifica. Però per avere un punto fermo, questo è il calendario. Andiamo alla prossima udienza del giorno 5 novembre. Pubblico Ministero. Presidente, avevamo pensato di citare un numero che sembra abbastanza sostanzioso di testi, prevalentemente a riscontro delle dichiarazioni rese da oggi dal collaboratore Brusca, ed è Bruno Luigi, numero 25 della lista, sì. Cadoni Giuseppe, numero 26 della lista, Carrozzo Mauro, numero 28, Di Legami Roberto, 44, Di Salvo Giorlando Rosario, numero 46, poi Lupo Francesco, 71, Mancuso Giuseppe, 73, Savina Luigi, 98, e il già menzionato Sottile Santo, 103. Va benissimo. Dopodiché, Presidente, non so se può servire per i lavori anche di questa Corte dell'organizzazione, avremmo pensato di citare all'udienza, che poi è il 19 novembre, due collaboratori di giustizia che sono Onorato Francesco, che è non detenuto. Abbiamo già verificato però che la disponibilità delle zone dove poter chiedere è molto ampia, tutta, diciamo, dalla Campania al Piemonte, tutto il Tirreno, diciamo, da quella parte là, come regioni. E poi Naimo, che invece è in detenzione domiciliare, quindi più agevole la citazione. No, la citazione non c'è dubbio. La citazione, l'organizzazione della... No, per ai fini dell'escursione no, perché se non è all'interno di una casa struttura carceraria, ripeto, dobbiamo trovare noi da dove sentirlo. Dico, il problema non è la citazione, perché immagino che siano tutti irreperibili. Non è. Il problema è che se non sono diciamo detenuti all'interno di una struttura carceraria, siamo noi che dobbiamo individuare poi il posto, il sito cosiddetto remoto dal quale sentirli. Quindi se questo è in detenzione domiciliare, per noi è la stessa cosa, cioè dovremo sempre trovare un posto da dove sentirlo. Vabbè, quindi per il giorno 15 ci sarebbero, abbiamo detto, Onorato. Sì, 15.
Sì, diciamo, io per il 19, scusatemi, per il 19 ci sarebbero pubblico ministero Onorato e chi? Naimo. Per quest'ultimo, diciamo, il fatto che fosse in stato di detenzione domiciliare, pensavo fosse possibile appoggiarsi a un istituto penitenziario o un carcere, Presidente, perché no, si appoggiano a un istituto penitenziario. Il problema può essere per Onorato, però ho verificato che le regioni, diciamo, la zona dove potrebbe essere individuato un tribunale di competenza, diciamo, ci sono molte questo regioni. Poi, questo adesso lo verificheremo. Insomma, facevo questa richiesta oggi perché la prossima udienza è il 19. Se ci sono ovviamente problemi organizzativi di altro tipo, ovviamente possiamo modificare questo programma, chiaramente non è vincolante. Ecco, questi due collaboratori sono, come dire, esaustivi per un'udienza, la riempiono? Sì. Va bene, e allora intanto prendiamo atto di questo programma del pubblico ministero, quindi intanto la Corte rinvia l'udienza del 5 novembre 2021, ore 9.30 presso quest'aula bunker del complesso Cerdone, autorizza il pubblico ministero la citazione dei testi già dallo stesso analiticamente indicati e si dispone per la medesima data la riattivazione della videoconferenza con l'imputato detenuto e con l'imputato collegato a distanza. Grazie, l'udienza è tolta.